Ringa, buonasera, ben ritrovati in diretta su Tele4. Come ogni giovedì e venerdì alle 21 abbiamo deciso di dedicare questa puntata a una convivenza difficile, così se la vogliamo definire, perché in questi giorni abbiamo raccontato, dopo aver vissuto praticamente in diretta davanti alle nostre telecamere, quella che è una situazione più che complicata, insomma, nella zona di Opicina. Case Ater, dove ormai lo sapete, molti triestini lamentano i comportamenti di queste famiglie di origine rom, che però smentiscono in toto invece quello che viene loro imputato. Ci sono stati momenti di grande tensione in questi giorni, inutile che ve lo neghiamo. Forse avete avuto modo anche di seguirlo nei telegiornali, quel che è accaduto, lo rivedremo insieme. Quello che ci ha colpito davvero è stato quel dibattito degno di Ring, insomma, con toni pesanti davanti alla nostra telecamera, quando ci siamo recati sabato scoperchiando di nuovo questo problema, evidenziandolo, mostrandolo alla città. Forse qualcuno di voi si ricorderà che era tema da campagna elettorale quello, cioè in questo studio ormai quasi un anno fa si discuteva anche del problema di Opicina. Ci furono incontri prima del voto, immediatamente dopo l'elezione, quindi la scelta del nuovo sindaco, con delle promesse, con delle intenzioni di intervenire. Ora arriva anche il regolamento di polizia locale che in qualche maniera va a toccare alcune cose, poi lo rivedremo anche nei servizi di oggi, dopo la conferenza stampa del vice sindaco Roberti insieme al comandante della polizia locale Abate. Però il problema c'è, e dopo l'arrivo delle telecamere e quindi raccontare questa cosa a larga parte della città è diventato complicato anche per noi, l'avete visto, intervenire e fare il nostro lavoro, e soprattutto è diventato più complicato anche per chi sta lì continuare a viverci. Allora, prima di trarre qualsiasi giudizio, io credo che sia giusto fare un po' il confronto, anche se vi dobbiamo dire che non è stato semplice organizzare questo confronto, perché non tutti vogliono esporsi e raccontare quello che accade. Di cosa hanno paura? Non lo sappiamo. Magari ce lo diranno loro questa sera. Intanto vi presento gli ospiti: Danilo Slocar della Lega Nord, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Michele Maier, Forza Italia. Lorenzo Tamaro del sindacato SAP di Polizia. Buonasera. Buonasera Tamaro. Da quest'altra parte il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Ussai. Buonasera a tutti. Lara Di Pace, che è del Partito Democratico ed è espressione di pace, tra l'altro, di quella zona. Quindi circoscrizione. Esatto, circoscrizione, quindi conosce molto bene quel che accade. Buonasera. Ci eravamo ripromessi di vederci tra qualche tempo per discutere di alcune altre novità, invece lo ringrazio ancora una volta, il direttore dell'Ater Antonio Ius, che questa sera ci dirà qual è appunto la situazione. Lì. Buonasera. Allora, buonasera Ius, possiamo, Guido, già solo dare uno sguardo, un saluto a Sara, che non so se è già collegata con noi, per vedere, ecco, Sara è con una serie di inquilini delle case Ater. Sara, un flash, presentaci con chi sei e dopo torniamo da te. Ciao Ferdinando, buonasera a tutti gli ospiti. Sì, come potete vedere qui a mio fianco e dietro di me ci sono inquilini, per la, residenti per la maggior parte delle case Ater di via Papaveri. Alcuni sono veramente arrabbiati, non ne possono più, e come tu hai già anticipato, fra poco li sentiremo e ci racconteranno le loro storie. Bene, grazie Sara. Quindi ecco, da loro ci interessa molto sentire quello che accade. Allora, prima di cominciare, è venuta a trovarci come sempre un'amica. Prego, buonasera, ben trovata. Che succede? Ecco, da Provecce. Finalmente conosco Danilo. Così puoi insultarlo dal vivo, diciamo, rispetto a quello che fa di solito attraverso. No, niente, volevo dire che saluto amici laddove c'è. Ciao Mirelo. Che succede? Il microfono, non va il microfono? Oh. Una cosa, dobbiamo far provare il microfono di Jovanka. No, però,
Cosa guarda? Ma dove va? Dove va? È una cosa orribile. Mandate a dormire. Poi soprattutto quello che ci tocca a noi ho vedere. Due bambini che tifosi di Jovanka sì, e Elisabeth e Nicola. Va adesso? Ci date qualche... Mandate Jovanka dopo subito a dormire. Ditemi se va, perché sennò useremo il nostro, quello di Slocar, anzi. Comunque Slocar ha approfittato subito. Sì, ha buttato l'occhio, come si dice. Che vabbè, noi andiamo avanti, quindi... Allora, ci andiamo avanti, funziona, allora, niente, è finita la lavatrice di Tele4. No? Allora utilizzeremo il nostro? Facciamo così, Sloca. E non lo so, qua, adesso ho perso anch'io il microfono. C'è momenti bellissimi di televisione, questo. Vuole usare questo? C'è adesso un... Sì, no, volevo salutare Mirelu, vedo che c'è un bellissimo spettacolo. Non so se si è sentito, volevo salutare due bambini che seguono io. Quello di Slocar, quello di Slocar. Allora adesso vediamo, siamo pronti. Addirittura due. Quindi questo fatto, è vero cabaret. Allora no, niente, volevo salutare i due bambini che devono dopo andare a dormire dopo di Jovanka, che c'è Nicolas e Elisabeth. Ciao bambini. E aspettiamo notizie, se no qua c'è di far a mettere a asciugare la roba della lavatrice di Tele4 che ho fatto oggi. Ah sì? Sì, se mi può aiutare Usai che c'è bel alto, c'ho la corda e ci può sentare, eccola. Perché qua in seminario, la prego, in seminario ze aria funziona, è un miracolo. Cioè. Ecco, sta attento, c'è le mutande di Scaramucci. Allora tien là così. No, dai. Ecco, sci un poco più basso, ecco. Allora Varini, settimana. Mi rivesto anch'io. Settimana bellissima, saluto ancora Mirello se non mi ha sentito con il microfono. Ma Slocar l'ha presa sul serio comunque, sì, sì, sì. Complimenti. Se ti devi fare un po' di aria ogni tanto sana. Allora. Settimana ricca di notizie interessanti, grande successo le slide mie dell'altra settimana, sì. Sondaggio è stato bellissimo, davvero Slocar. Avarino che... Sì, adesso questa settimana, si quello. Allora vediamo subito questa settimana che abbiamo fatto una cos'è? Bella decorazia, è il sondaggio di Ring, c'è la copertina, no? C'è una roba seria. Quelli blu che sono tanti sono quelli che ci guardano, vero? Esatto, esatto. Solita ceretta, ma amico, ho già detto al sindaco che per far cascare i pay bisogna mettere crema e dopo ascoltare due ore di... Salvini di aveva Salvini. Detto, Allora, quindi la soluzione... Capito, Slocar. Questa settimana non ho arrivata a ascoltare. Mi sono messo in verde apposta per rendere l'idea, no? Allora, la prima slide, vediamo Marini... Hanno già sponsor, ecco sponsor, il solito. Come sempre si parte da quello. Sì, sì, sì. Mille cune, adesso. Sì, mille cune, c'è la stroncatrice di Danilo, si chiama, c'è mille cune. I primi 10 che c'hanno. I bellissimi occhiali rossi. I bellissimi occhiali rossi griffati da Guo. C'è proprio una marca. Ah, sì, da Guo. Con questi ragazzi non c'erano problemi. Facciamoli vedere, no. Ce li ha portati, quindi questi sì, sono sì, di... questi qua però ti vuol mettere. Sono di Slocar questi. Attenzione, sì, c'è sì, anche sì. Donne qua dentro, se te metti sei pericoloso. Sono perfetti per... Sì. Ah sì, perché si vede qualcosa eccolo, che... Eccolo qua. Eccolo, sì, quando va in Jugo, bene. lo arresta subito sul confine. Allora... Vediamo la prima slide. Eccola qua, eccola quindi qua. Stroncatrice Danilo. Stroncatrice Danilo. Quale programma di Tele4 preferisce? Ma perché non c'è Ring? Sì. Vabbè, allora, okay. Caffè dello Sport 32%, di Marco, Sveglia Trieste 99%, anche se è un'ora impossibile. Trieste in diretta al 18%, Pilat e Stabile Show l'8%, Gorizia 7% il 3%, Fede, anche Fede perché no, il 2%, però, andiamo avanti, non c'è finito. Andiamo avanti, meno male. La seconda, meno male. La seconda slide, ecco la pignata di Chef Franco, il 2%, ti ricordo che c'è quell'1,8%, c'è quel che vuole vedersi. Vanno a scemare, diciamo. La scoperta di Turiaco, 12%, l'ultimo, Ring, il 0,1%, e a questo campione che... diciamo che abbiamo margini di crescita comunque, sì, ecco, eventualmente. Abbiamo chiesto cosa piace di Ring. Ah, ok, vediamo subito la Jovanka, 90% sì. Immagino. No, adesso un momento perché c'è furia, Guido, c'è furia, insomma. Guido. Veloce che lui ha il treno sempre. Io esatto, ecco, ho dei tempi. Bisogna tornare una indietro. Sì, ma adesso con calma, stasera abbiamo Guido in regia, quindi. Guido è già venuto che camminava. Sì, inchiodato tutto. Ecco. Cosa le piace di Ring? Ecco. Ho già visto, vabbè. Allora, vediamo vabbè. Anche per gli amici a casa, primi 15 minuti di Signora Jovanka. Ecco, 43%. Perché c'è i discorsi più interessanti, quando lo conduce Marco Stabile. Okay. La sigla finale è una liberazione, no? Lo sfondo con le colonne finte c'è un must. Beh, certo. Ecco, c'è ottimo per combattere l'insonnia il 3%. E che va in onda solo di giovedì e vendete l'1%. Non parla io del conduttore. Mi dispiace, questa settimana è il campione. Cioè così.
Quindi questo se... Se no sarebbe stato basta immigrati ovviamente, il 2%. Certo, no. Cos'è questo andiamo invece? Vediamo la cronaca della settimana, vediamo la prima slide, tante cose interessanti. E, ecco, Istok Furlanic? Sì, ex presidente del consiglio comunale, ricoverato d'urgenza un malore. Sì? Sì, se vediamo la seconda slide, che ha detto che è morto Tito. Ah. E che lo ha detto Megna, gli era tutti e due disperati andando a trovarlo e purtroppo è stato quasi paralizzato, insomma. Lo shock. E questa c'è foto di che Trieste non sa più guidare nessuno. Sì, no, Si capotano tutti, vediamo in camionale. Mai visto così tante auto capotate. Che abbiamo intervistato i guidatori, che adesso vedremo, e che secondo me sono più bravi di quelli che si è girato. Vediamo la slide. Ecco. Salutiamo i cani che guidano Trieste meglio, che guidano. Guidano molto meglio di automobilisti italiani. Andate piano, perché cercano, le macchine non si girano. Ecco, la Camila, salutiamo Camila. Ah, la nuova è appena arrivata. Oh, comandante Sciagani, oggi la portata che avevi visto si arriva. Suonando, abbiamo sentito tutta la città. I extracomunitari che ha fatto le manovre, li ha aiutato a mettere, dopo che ha regalato quel giornalino come si è pianto olivi in Africa. Il parcheggiatore abusivi, le dice, sì. Quindi erano. E questo? E questo qua, già che ieri, domani mattina, si girerà la puntata di Love Boat. No, dai, con l'assessore Bucci. C'è l'assessore Bucci che sarà capitano, e l'isola Lodi, che c'è la... Giorgi, Grilli, Giorgi, sì. C'era un po' di Rossi. Confusione perché la Lodi vuole asfaltare ma Giorgi è cameriera. C'è cameriera, sì. C'era la mortadella posto là, abbiamo visto. Questo cos'era? I paparazzi. Questi qua, ecco qua, che avevamo trovato in Nuova Gorica in un noto locale che si chiama Due di Picche. No, dai. Allora, se vedete a destra c'è Usai che era il quinto mojito, vedete che canta la cucaraccia, dopo c'è Michele Maier. Ancora con la cravatta Usai. Sì. E se vediamo sulla sinistra, invece portato Marino Sossi al vecchio, così che dice a moglie e ragazze, ma siamo con Marino a bevere una birra in osteria, invece siamo andati in casin di Nuova Gorica. Ecco, perché Sossi è affidabile. Guarda sguardo di Carini, insomma, ieri in puntamento tutti quanti, insomma, salute. Va bene. Poi questa è l'inchiesta. Ecco. Ah, pure l'inchiesta di Johan Camp. Sì, l'inchiesta. Cos'è? Gli hanno scoperto che la Madia gaccia la laurea honoris copia in colla. Così, i Gentiloni si è arrabbiato e durante il consiglio dei ministri gli ha detto: da chi l'ha copiato sta benedetta laurea? E la slide vedrà. Certo. E la calza la mano, sembreria che non la gagni neanche il diploma. Fedeli, e forse mi pare che l'asilo la logamo là un mese prima. Ecco, lo sapevi che. Questo lo sapevi rubrica. Che questo è un classico. Sì, che cosa? Viva la scuola! Che la Fedeli c'è stata maestra elementare di Markesic e Slocar. Cioè, vedete, no? E che insegnava l'italiano. Fatemi rivedere quella foto. Ecco, lo vedete, no? C'è una scuola antica, c'è i banchi da legno, vedete Slocar bel giovane, Markesic era vecchio, state giovane. A scuola non portava gli occhiali colorati, però Slocar. No, che li ha spaccati la maestra perché parlava io troppo. No? Markesic invece faceva l'ipe, infatti l'italiano c'è quel che c'è. Ah, no? Attenzione. Cos'è questo? Il Cineforum Bosazzi. Questo voi non sapete. Ecco, vedete, c'è. No? Grande Gian, saluto al mio amico. Sì, il Cineforum Bosazzi, che qua gli amici non sanno, ma ogni mercoledì Bosazzi costringe tutta la redazione a guardare film degli anni 30-20. Va bene, qualcheduno trova una scusa, l'unico che riesce a guardare, mercoledì era la corazzata Fationkin e qua vediamo che alla fine gli avarini dal giudizio sul film. Avete potuto vedere. Quello, no, da titolo, diciamo. Prossimi film al cinema, il nostro Antonio Jus che ha fatto un bellissimo film con Maria Grazia Santoro, La Stangata Ater. C'è la storia di un delinquente dell'ISE che alza i prezzi e loro sono costretti. Non cambia mai espressione. No, ma che ho portato un piatto di iota, forse ridi dopo. Vediamo il signor Antonio, sempre coccolo. Ma ascolti Antonio che gli domando, lei prima di fare direttore di Ater la faceva il parafulmine, perché la ciapa tutte le critiche e quella volta la ciapava i fulmini. Non ho mai avuto frequenza.
alimentazione con conduttori elettrici. Niente. Allora niente serviva neanche la scorta. Ma c'è bravo che viene ogni volta a ciappar. Non è così parolato, insomma. La stangata Ater, questo è un bellissimo film. Il negoziatore PD. Roberto Cosolini e Francesco Russo. Sono andato a vederlo con Bosazzi, scegliendo il Menzado, lui strano. E allora praticamente Cosolini si essere lì in una sezione del PC di San Giacomo, non vuol diventare democristiano e lui Russo va là con tutte le squadre e cerca di convincerlo per far continuare sto PD, ma non c'è speranza. Per far conoscere diventare democristiano anche Cosolini. Ecco, sì. Mia rulotta non porta via nessuno, questo c'è bellissimo, io rumeno di Romania, mia rulotta non porta via nessuno. Questo credo che abbia attinenza. Smonteremo robe e lasceremo là. Vediamo. Poi che cos'è? È scritto come io manca. Allora. Basta, finite? No. Ah, demo e un taglio. Demo e un taglio, qua torniamo in Sherry, un brutto incidente Val Maura di nuovo, c'è quel problema delle corsie. Anas ha detto che la segnaletica è giusta, però mi pensavo a questo con Mirelu, di far ogni tanto qualche bella freccia anche se c'è doppia linea, cioè, qua, chiaro, guarda, cioè, pericolosissimo. È molto pericoloso e anche Mirela con la sua 600 una volta che qua c'è sbagliato e se vediamo la foto dopo anche lo usa in Slovenia, se può usare anche qua, anche se usa in embriago, se mette le non stai guidare, se bevete naturalmente come dice il nostro Claudio Visentin, ma mettiamo questo cartel che forse aiuta, esatto. Ti faccio appello a questo nostro Guido, sindaco di piazza, e all'Anas che si mette d'accordo, perché pitturare quattro striche costa meno Guido, di una vita. Torniamo alla prima di queste slide dove c'è la foto di Jovanka, ce la fai? Che mi incuriosiva una cosa, no, non prima di questo, non, ecco, esatto, quasi dopo, quella in cui annuncia questa sezione qua, avanti, vediamo se ce la facciamo, perché mi incuriosiva una foto di Jovanka, ecco, dai, ci siamo questa quasi. Questa è bellissima. Andiamo. Eccolo qua. Dov'è? C'è il gabinetto del Telequattro, non avevo altri posti. Non c'era un'altra foto da mettere. C'è quei momenti difficili, avevo appena fatto la vittoria. Era prima o dopo ring, diciamo. Vabbè, comunque, andiamo avanti, dai. Dopo, perché dopo ti fa effetto. Prima. E qua c'è Viva i Reality, l'isola di Famosi, è un programma nuovo di Telequattro, un reality che si svolgerà a Isola d'Istria. E sta settimana c'è di eliminare il gioco c'è Ferdinando, votete il numero uno, o Luigi numero due. Praticamente gli avarini, io sono in quelle condizioni, li lasciamo nudi con un paio di mutande a Isola con 10 talleri e devi vivere 2 mesi. Chi sopravvivi ha vinto questa isola di Famosi. Ecco, bellissimo, qua. Grazie. Ecco così, adesso non so se c'è finito, che avevamo un, mi pare, ecco qua, vedete, vicini da paura, c'è proprio brutti. Tutti l'isola. Ma dove ti eri là che dice? Non so, perché questa foto è una inciaglia gravata anche per me. Vicini da paura. Era un'isola comunque, sì, quello ve lo posso isola assicurare. Istria, l'isola dei famosi. Bene. Possiamo liberare Slokar che ha Russo. Siccome ero un po' geloso dell'ultimo flirt con il sindaco, mi sono permesso per portarmi avanti. Ecco. Lei sa che noi uomini di Forza Italia siamo galanti, allora avrei portato. Mi si è rotta in tasca. Ma dove ma l'ha rubata? Allora, ma sei di plastica? Ma cos'è? È componibile dell'idea questa. Ma di plastica? Noi caro Manticino. Ho portato una rosa per Jovanka. Allora, volevo. Ti gamogliti? Questi gola per poco. No, combina qualcosa a Novagorica con lui, allora da Fiorellino. Sa che uomo porta Fiorellino quando combina qualcosa. Volevo chiudere con un filmato di Telequattro rumena. Esiste una Telequattro rumena? Esatto, gli era un servizio, eccolo qua, adesso sentiremo il servizio. Sara Romanowski nelle interviste. Sì, una famiglia di triestini se ne vive in Romania. Un po' più gli fai spermatozoide, ogni loro piccino ne va di un po' un bacco di rosso. Ce l'ho tenuto là e si chiede. Perché credo dove lo venuti a vivere in Romania e si lamentano perché cucinano ogni giorno, staiota, spruzza dei capuzzi e dopo ascoltano Pilat a tutto volume, così finì Pilat.
fila, mettono Umberto Lupi e c'è finito Umberto Lupi e di nuovo fila, te viva là e poi buono, e con l'orice disperati, vedi ora che barba, così, la polizia che stacca la luce, ma loro che avevano mangianastri con le batterie, e allora ecco, ci potevamo fare anche una trasferta per la povera Sara che oggi è disperati, e insomma, ecco qua la polizia che ha detto che avevamo stacca la luce, ma niente, loro regalo il mangianastri, ecco, lì c'è serati dentro, si sente proprio la musica, la polizia li controlla, insomma, anche questa i triestini all'estero, creano problemi a latere ai residenti dei Rom. Saluto a va tutti. Bene. Grande Ioanca, grazie mille. Si riprende adesso queste cose. Danilo, qua mi raccomando che la signora si chiama Di Pace, ti di guerra non sta a far troppo. Cerca di essere sempre. Ma c'è una gara tuomo. C'era la motosega ogni tanto. Ecco. Le scaramucci restano qui, no? Dopravecer, saluti a tutti. Ciao Mirello. Ciao Mirello. Arrivederci. Allora, torniamo seri, adesso tra pochissimo andremo, torniamo da Sara e i suoi ospiti al bar di Opicina. Prima vediamo quello che è successo sabato davanti alle telecamere di Tele4 nel servizio di Bernardo Gulot e ripartiamo da qui. Alla mamma e al papà. Con le unghie, con i vostri bambini. Non facciamo di tutto un'erba, un fascio. Cerchiamo di distinguere famiglia per famiglia. Io posso rispondere per la mia famiglia, che comprende i miei figli. Poi se altri danneggiano, allora se nessuno parla della sua famiglia, nemmeno lei deve parlare queste cose. No, perché nessuno, no, perché nessuno parla di lei. Non ho detto nome, cognome. Perché no, qua se la signora non ha parlato né di lei, né di lui, né di nessuno. Io ho parlato di questo. Lei ha parlato. Lei ha parlato, io no. Opicina, via dei papaveri. Si fa sempre più difficile la convivenza tra le famiglie che abitano in questo comprensorio di case dell'Ater. 54 appartamenti abitati da giovani, anziani, nuclei familiari numerosi o semplici coppie. Il diverbio è per la gestione delle aree comuni. Pulizia, decoro, sicurezza, rispetto della quiete. E qui lo scontro. La sporcizia totale sia nei luoghi frequentati dai nostri figli, sia nel stesso atrio. Abbiamo minacce di morte verso noi adulti e verso i nostri bambini. Da parte di chi? Ah, da parte di loro proprio, fatte anche davanti a un pubblico ufficiale. Loro chi? Dai Rom che abitano là. In totale sono 11 abitanti, poi arrivano su parenti, persone che vengono a trovarli, che creano ulteriore disguido. Qui non si tratta solo di un bambino di due e della nostra etnia, per l'amor di Dio non facciamo un fattore razziale, anche perché bisogna avere delle prove prima di dire su quello e su quell'altro, bisogna avere la certezza di quello che si dice. In secondo luogo, anche a noi non fa comodo vedere queste cose sui muri, che io tante volte ho raccolto quei sassolini lì per terra che vedete. Le autografiate, i pezzi d'intonaco del muretto che vengono staccati e poi usati per scrivere sui giochi dei bambini o lanciati contro le auto, ancora i rifiuti lasciati ovunque. Comunque la sporcizia del portone e le scritte sui muri. Loro hanno inserito quei nomi, no? Per dare la colpa a noi. E sotto il fondo c'è scritto, vedi quei nomi? E sotto c'è scritto zingari di merda. Le accuse rimpallano da una parte all'altra. C'è chi, come la signora Serena, è stata persino minacciata di morte, ha ricevuto insulti e dispetti alla propria automobile, ma le famiglie accusate si difendono, denunciano il clima accusatorio che generalizza sull'etnia di appartenenza. E la loro risposta è, se tu mi dici qualcosa io chiamo su 50 persone e vi faccio fuori. Queste sono le risposte che ci danno, minacciando di morte mia figlia per prima, dicendo di taglio la gola, che era assieme a mia nipote, io sono stata anche minacciata di morte. Chi dice che i vostri figli fanno rumore, rovinano, lanciano le pietre sulle macchine, lei come risponde? Allora, che lanciano le pietre, questo bisogna provare la cosa, non è vero, perché come gli ho detto i miei figli non sono quasi mai a casa. Noi siamo inseriti bene, siamo una comunità pacifica. Ecco, io parlo per la mia famiglia, famiglia generalizzata, e non abbiamo problemi con nessuno e non ne vogliamo i problemi con gli altri. Questo racconto di sabato, quindi, e poi è stata praticamente una cronaca quotidiana. Siamo tornati a Opicina ogni giorno e ogni giorno c'era una storia diversa e comunque allarmante. Vorrei che andassimo subito da Sara Ramani, che è con gli ospiti in un bar, in un locale di Opicina, con alcuni residenti. Cosa dicono, Sara? Che aria si respira adesso lì in via dei papaveri? Ma penso che l'aria è sempre uguale, là non si cambia mai, non si cambia mai, ecco, non si cambia mai. Si è verificato anche oggi
sentivo delle parolacce dire sti bastardi, sì, nelle mie scale, nella rampa delle scale, questo è verificato verso le 3. Anzi, secondo me hanno peggiorato ancora, visto che vivono anche, non solo diciamo vivono come vivono loro, ma adesso la famiglia mi sembra che sia aumentata, perché stamattina ce n'erano due che dormivano in roulotte, si sono alzati e hanno buttato il famoso secchio che buttano la mattina le persone, ecco. Che secchio? Il secchio di non so cosa ci sta dentro, acqua non certo, non vino, penso urine, io che ci saranno urine, ecco, avranno fatto la pipì dentro sto secchio e l'hanno buttato sotto la roulotte per la strada, ecco. E a lei hanno fatto qualche angheria? No, a me non mi hanno fatto niente, perché io non ho niente da perdere. Io dico quello che vedo e non dico quello che non sento, cioè quello che non vedo. Io dico solo quello che sta capitando a me da 3 anni, da quando sono arrivate queste persone. Stanno arrivando di tutte le robe più. Io non posso mettere i panni a stendere sul mio pergolo, diciamo, balcone. Perché? Perché mi è arrivato di tutto, io devo metterlo e devo cercarlo di tirarlo verso dentro casa mia. E di sotto c'è circa quintale di sigarette, pacchetti di sigarette, c'è di tutto e di più. Poi dove c'è il parcheggio delle macchine, che sono 8 parcheggi rotatori, si chiamano rotatori, c'hanno una roulotte fissa, con 2 ruote, con 2 sostegni, comunque fisse. E poi c'hanno come minimo 2-3 macchine. Poi per terra, se qualcuno vuole venire a fare un sopralluogo, venga a vedere cose, che macchie di olio che ci sono, macchie di olio, di benzina, di gasolio, di quello, è tutto sporco là. È diventato, da quando ci sono queste persone, prima noi ci invidiavano in via di Papavero numero 8, ci invidiavano come erano tenute le nostre aiuole, come erano tenute le entrate, le scale. Nelle scale non si può entrare perché ci hanno passeggini, ci hanno biciclette, le cassette. Dalla posta ce n'è una che sicuramente avranno usato piede di porco, l'hanno proprio tutta, e questa è la situazione, tutta rotta, ecco. E com'è la situazione nel condominio? Le regole vengono rispettate? Il condominio è che questi, anche se parlano piano, in qualsiasi orario parlano piano, si sente da baristi, ecco, a 200 metri, perché il modo loro di parlare sempre forte danno fastidio. Delle notti che ci hanno la televisione fino all'una, due, alle 3 di notte accesa ad alto volume. Io ho chiamato parecchie volte la polizia locale, di cui ci sono i verbali che hanno fatto, perché mi buttavano candeggina, mi buttavano detersivo. Volevo capire una cosa, è vero che qualche tempo fa loro hanno cercato questo dialogo, che c'è stato anche un incontro pubblico, che comunque si sono trovati per confrontarsi con queste persone, è vero? C'è stato un incontro tra i condomini e queste famiglie? Quest'estate, giusto? Come è andata? No, io anche prima, no, quest'estate no, quando c'è stata la riunione. Il dialogo c'è stato anche prima, quando loro sono venuti. Che riunione c'è stata? No, c'è stata una riunione quest'estate, c'è stata una riunione tra inquilini, perché di come per la sicurezza, ecco, okay. Che erano parecchie persone presenti, ed è stata fatta di fronte all'ex coppia. Vabbè, che è successo? Okay. Avete dialogato con loro poi? Io anche prima ho cercato di dialogare, di parlarci, di dargli dei buoni consigli, specialmente a quel ragazzo, a quel ragazzino che l'altro giorno, quando è stato 2 giorni fa. Abbiamo visto, sì. Ma com'è andata con loro? Cosa è successo quando avete cercato il dialogo? Loro dicono che stanno bene 2, 3 giorni, 4 giorni, stanno bene e poi iniziano di nuovo da capo, ecco. Ma sono arrivate altre persone? Cosa è successo? Sì, siamo stati bene da Natale fino alla fine, verso la fine di gennaio. E poi verso la fine di gennaio erano in 11, sono diventati 12, adesso questo, perché io li conto, li vedo, e sulle poste là ci sono 4-5 che risiedono, risultano che sono in 4-5, sono 11 più 1, 12, che dormono, 2 dormono in roulotte, di cui stamattina c'era anche una bambina piccola. Va bene, quindi quando Sara, avete cercato il dialogo, va diciamo bene, che poi allora, sono quello tantissimi... che vorrei capire, no, scusa Sara, io... allora, quello che vorrei capire, intanto questo è il racconto che abbiamo fatto giorno per giorno, intanto qualcuno via sms chiedeva, e le domando un flash, io so perché poi abbiamo già la prima pubblicità, se pagano regolarmente, ho visto che a lei si è giunta questa notizia? Noi non abbiamo situazioni di morosità rilevante con le famiglie degli stabili di cui stiamo parlando. Rilevante in termini di numeri
dimensività, di termini, no, perché di, cioè una morosità numeri, può esserci ma non se rilevante uno, questo, uno può essere moroso per 10 allora. Mesi per una somma piccola, no? Allora lei mi deve dire però se hai numeri, se sono moroso un mese, due mesi, tre mesi, otto noi, mesi. Allora la riformulo in termini diversi. All'ATER arrivano con sufficiente regolarità i pagamenti da parte dei residenti in quelli stabili. Tutti, compresi questi? Sì, cioè in generale. Non so neanche di chi stiamo parlando, per la verità, per cui non è che mi avete detto nome e cognome, il signor Avarino paga, non paga. No, mi dite in generale, vi dico, di questo non abbiamo fenomeni di morosità. Mi pare che cominciamo male. Stiamo parlando in generale. No, stiamo parlando nello specifico. No, non, nessuno mi ha detto civico interno, nome e cognome della famiglia. È male, dovevo informarsi perché stiamo parlando di un caso molto specifico che fa parte di, che influenza le vite quotidiane di persone che sono vostre inquilini, peraltro. Quindi forse, io mi sarei informato prima, sì, francamente. Forse male e bene sono concetti molto relativi, può darsi. Ma per le persone che abitano lì, no, io non credo, sono opinioni, concetti molto precisi, può darsi e anche per me, forse per guardi, me no. Può darsi che coltiviamo anche opinioni diverse sul male e il bene. Sicuramente. Allora, ci fermiamo per un minuto. Ripartiamo da qui a tra pochissimo. Persone, specialmente le persone anziane, ci hanno paura, specialmente i bambini, le persone anziane ci hanno paura, loro gridano, alzano la voce. Io possibilmente non ne posso più, noi e la mia famiglia non possiamo più. Le parole di rabbia e rassegnazione sono quelle di un residente delle case ATER di Via dei Papaveri a Opicina che vive a stretto contatto con le famiglie di etnia Rom al centro della cronaca per gli episodi di vandalismo alla ribalta negli ultimi giorni. Noi abbiamo cercato di farli integrare, cioè di parlare, ho cercato di dialogare con queste persone, ma con queste persone non c'è niente da fare. Anche la troupe di Tele4 ha toccato con mano cosa significhi vivere questa realtà. Una volta accese le telecamere alla presenza dei consiglieri comunali di Forza Italia, Camber, Babuder e Polacco, chiamati sul posto da alcuni inquilini per farsi interpreti delle loro insofferenze, veniamo poco gentilmente invitati ad andarcene, prima da una donna e poi da un ragazzino. Non potete riprenderci, andate via, non potete stare qua. Cosa prendi? Giù, lascia giù, per favore, andate via, dai. Piazza privata, per favore, andate via. Questi nervi tesi e toni pesanti in pieno suolo pubblico al centro della strada, sotto gli occhi dei vicini che riferiscono è così ogni giorno. Poi, mentre intervistiamo il residente nella vicina area verde dedicata ai cani, veniamo sorvegliati a vista da altri giovani della stessa etnia a bordo di biciclette. Da 32 anni ci abito in questo appartamento, risiedo qua a Trieste da 41 ed è questa la vita. Sto passando gli ultimi 3-4 anni della mia vita sempre tra polizia locale e via discorrendo. Ho scritto al signor sindaco e mi ha risposto tramite il vice sindaco Roberti. Ho scritto all'ATER, non mi ha mai risposto, ma non solo io, anche tante persone qua di Villa Cassia, di Via dei Papaveri, Via Santa Fosca, hanno scritto, fanno riunione, ma non c'è niente da fare. Questo racconto dunque di un residente, l'avete visto anche quel ragazzino che ci veniva citato poco fa per allontanarci, insomma quei gesti per allontanarci fatti molto chiaramente alla telecamera. Di Pace, lei che conosce le vicende? Allora, io sto dall'altra parte del giardino, nel senso che io sono in via Fiordalisi e ho il campo di calcio di fronte. Non nascondo che l'anno scorso c'è stata una seria criticità perché c'era la permanenza di un camper che regolarmente veniva fatto rimuovere dalla polizia che ne controllava la presenza. Ci sono stati comportamenti deplorevoli nel parco, cioè utilizzo del parco a mo' di toilette, quindi con un certo imbarazzo, o venivano stesi tappeti, insomma come se fossimo in un accampamento. Devo dire che però questo non si è verificato più, cioè c'è stato infatti un basta sentire cosa sta succedendo, o te vivi in un altro pianeta o te sono là. Io le sto dicendo quello che vedo Scusa, perché da casa tua quanto, su un chilometro?
Allora, se queste persone tutto il giorno le sta dicendo, ma no, Ficelli, no, perché stai già nascondendo già una verità. Quale verità? Quella che stavano raccontando. Ma non la sto negando, io sto dicendo quello che ho visto. Ho detto che era anche peggio, le sto dicendo. Ah, addirittura. Era peggio, adesso posso dire che da un certo versante le cose ve le ho migliorate, perché all'inizio noi eravamo preoccupati di lasciare anche i nostri bambini in giardino. Questa situazione non la vedo più. È cambiata. Lo dico perché è molto meglio adesso. Io, infatti, questi qui si lamentano. Ma signore, sono io non sto, mi scusi, questi io non sto negando, ma chi sta negando? Le sto solo dicendo che per certi versi, certi episodi non si sono verificati più. Non sto negando quello che stiamo tutti quanti vedendo e che dispiace a me per primo, perché mi rendo conto che uno vuole andarsene da là e diventa difficoltoso andare via da là, per cui dice chi la vendo sta casa? Esatto. Cioè, esatto. Allora, qual è la una soluzione possibile? Nessuno di noi da solo ha la soluzione qua, perché bisogna lavorare insieme e i fronti sono tanti. Però, per esempio, potenziare la presenza delle forze dell'ordine non serve a niente. Ma non esiste. Perché non esiste? Quando è stata promessa, è stata promessa. Avarino, una cosa. In ogni condominio, io dico quello che sento, scusa, anche quando vengono fuori dal mondo. No, caro mio, lo chieda un rappresentante delle forze dell'ordine. Siamo qua per parlare. Dopo lo sentiamo, con calma. Siamo qua per parlare. Sbloccare un flash, poi vorrei farsi finire di pace. In ogni condominio di Trieste ci sono c'è un amministratore. E l'amministratore si fa carico delle lamentele della gente. Le posso dire che non in tutti i condomini c'è l'amministratore, perché sotto un certo numero ci si arrangia da soli. Ci si arrangia soli, certo. E ce n'è diverse di case dove ci si arrangia. Sopra i quattro enti non c'è l'obbligo. Sopra i quattro enti c'è l'obbligo. Ok, la mettiamo così. Conosco, sì, so come farlo. Anche. Vabbè. La cosa che è incredibile è che i condomini dell'ATER, che dovrebbero essere amministrati dal signore con la barba friulano, d'accordo, dovrebbero venire controllati tutti. Perché queste lamentele, è possibile che l'ATER non dia risposta a questa gente che si sta lamentando? È possibile che voi non andate a fare i sopralluoghi delle cassette di velte, piuttosto che l'immondizia, piuttosto che gli spunti, le sigarette e tutte queste cose qui che sono aree vostre? Come buon amministratore di condominio voi dovreste preoccuparvi per la situazione degli immobili, il patrimonio di tutti quanti noi. Vuol dire che voi evitate questo, voi state spendendo di allora, aspetti Slocker, va bene, buttandoli via. Qua scrivono per quale motivo un Roma ha diritto a una casa ATER, perché era in lista come gli altri, no? Perché un Roma ha diritto a una casa ATER, scrivevano. Ma adesso io non so a chi si riferisce colui il quale pone la domanda. Io so che ci sono dei requisiti di residenza in Friuli Venezia Giulia, di cittadinanza. Se ci riferiamo alla presenza nelle nostre graduatorie, posso tranquillamente affermare che questo avviene a seguito della chiusura di un campo che prima era di proprietà comunale, che un po' di anni fa è stato chiuso perché pare non fosse esattamente a norma. Non dovrebbe esserci. Aspetti, Slocker. Okay. Quindi queste persone non hanno seguito però, la mi scusi, però, perché sennò non ci capiamo. Allora, io cerco di rispettare gli interlocutori e li lascio parlare. Se la regola vale per tutti, sì, va bene, possiamo continuare. Infatti, ho sentito Slocker. Però, per favore, va bene, Slocker, però a me interessa stare sui concetti. Un dai, po' di buona educazione, forse sì, non guasterebbe un po' di buona educazione. Slocker, cerchi di migliorare. Io vorrei andare avanti. Allora, la genesi è questa: si chiude un campo che non era evidentemente a norma, perché non poteva essere rimasto, non poteva rimanere aperto. Da noi si avvicinano e fanno domanda ai nostri bandi. I nostri bandi sono del 2012 e noi abbiamo ricevuto. Quindi hanno partecipato al bando. Hanno partecipato al bando, hanno regolarmente i requisiti per poter accedere alle case. Però non pagano loro. Pagano terzi per loro. Aspetti. Guarda caso. Slocker, fermi. Allora, di pace concluda, poi vorrei sentire. Va bene, Slocker. No, non
non si può. Ma dai, no, Lockhart, no, no, è meglio che, sì, secondo me, fa bene ad andare via. Non mi interessa, fa bene ad andare via. Non la voglio vedere, vi prego. Perché lei un po' di buona educazione potrebbe cancellarla. Vi prego, okay? Scusate, c'è una da buon triestino, buona educazione. La mostro anch'io il dito. Pari. Lei è un cattivo amministratore. Lockhart, va bene, poi ve la vedete voi, a me interessa. Se devo imparare da lei la buona amministrazione, te no, vi fermo, perché se non vorrei andare avanti con questa cosa qua. Vi prego, vi prego. Non l'ho cominciata io, se permette. L'ho chiamato prima, rispettiamo le regole. Lo chiedo a tutti e due. Slocker, la prego, perché c'è una città che vi guarda e un quartiere che sta cercando di capire qual è la situazione e quale può essere una soluzione. Allora, Di Pace concluda, poi Maier, Usai e Tamaro. Prego. Ah, leggevo tra l'altro una striscia che esatto, dicevano che non è più, non è più successo freddo, perché è inverno. Sì. Ma insomma, secondo me certi mali comportamenti, bastasse il freddo a ridurli, insomma, saremmo tutti contenti. E so tra l'altro di sopralluoghi da parte di assistenti sociali che hanno accertato che per esempio all'interno delle case ci sono anche situazioni decorose. Questo ovviamente non risolve il problema, però secondo me, stavo chiedendo prima, perché non se almeno non fosse il caso di avere un maggior controllo sul territorio, chiedo. Allora Tamaro, sentiamo Tamaro su questo, dai, io subito. Innanzitutto che situazioni simili a questa accadono anche in altre parti della città, magari ecco, sono meno famose rispetto a queste, ma accadono anche in altre parti, la convivenza spesso è difficile. Credo che interventi su queste cose qua, su queste vicende qua, forse dovrebbero essere più curate proprio dai servizi sociali più che dalle forze di polizia, credo. Perché le forze di polizia dovrebbero forse intervenire sociali quando accade un determinato fatto. Che i servizi sociali che fanno? Cioè vanno lì e seguire le persone, perché evidentemente. Ma lo fanno. Pur in carenza di. Come seconda cosa, nel caso specifico, non credo sia neanche giusto militarizzare una zona per renderla sicura, e nello stesso tempo non abbiamo le forze, abbiamo sentito prima, di avere più presenza sul territorio di forze di polizia. Benissimo, lo chiediamo anche noi, lo abbiamo chiesto tantissime volte proprio a Piccina, ricordo una fra l'altro un'assemblea cittadina chiesta dai cittadini alla quale il SAP ha presenziato sì, nel ottobre 2015, fra l'altro molto contestata perché hanno fatto di tutto per farla anche saltare alcuni, no? Dove appunto i cittadini esasperati chiedevano più sicurezza. Ora io dico, com'è possibile oggi garantire sicurezza quando abbiamo, faccio un esempio, uno specifico della Polizia di Stato, un commissariato come quello di Villa Opicina che rispetto al 2003 che aveva 33 appartenenti, oggi ne ha 15. Quando un commissariato di Opicina non riesce più a mettere fuori una macchina, perché non abbiamo nemmeno più la macchina, allora quando si chiede un rinforzo di polizia, con quali risorse? Ma certo, questo lo diciamo da tanto tempo. Allora, ma il problema non è solo della Polizia di Stato, perché proprio ieri abbiamo visto anche sul quotidiano nazionale dei sindacati della Polizia Locale che lamentano un forte ammanco di Polizia Locale, perché anche controlli sul discorso del camper, sul discorso delle immondizie, della sporcizia, forse la Polizia Locale potrebbe intervenire ancora meglio rispetto alle Polizie di Stato. E quindi qua è facile chiedere più presenza delle forze di polizia, e dopo quando però le forze di polizia chiedono un rinforzo a livello anche nazionale e locale, non arriva. Usai e poi Maier, poi andiamo da Sara. Volevo aggiungere ancora. Sì, aspetti. Usai? Sì, io volevo chiedere, visto che abbiamo la fortuna di avere qui il news, in realtà cosa è stato fatto dal 2015, perché giustamente Tamaro diceva, cioè io ho qui una mail in cui si chiedeva un incontro con l'ATER nel luglio 2015 e si elencava su queste tematiche, okay, sulla presenza di vari alloggi dislocati a Opicina dove ci sono, e qua il dottor Ius diceva non so di chi parla, ma siccome poi non c'è stata una risposta e non c'è stato un incontro con i vertici dell'ATER, il nostro consigliere capogruppo Paolo Menis aveva fatto una richiesta formale e il dottor Leo aveva risposto e lui diceva che ci sono 4 nuclei familiari dislocati in vari alloggi a Opicina, e poi qui naturalmente si rendeva disponibile a un incontro e dava scaricava tra virgolette la responsabilità da una parte sugli assenti sociali o comunque sul sociale, dall'altra parte diceva rivolgetevi per altri problemi di sicurezza alla polizia.
Visto che questi problemi sono noti già da diversi anni, mi chiedo, ed è stato chiesto un incontro per parlarne, no? Volevo sapere cosa è stato fatto dal 2015 fino ad oggi, se sono stati ascoltati i residenti e quali azioni sono state messe in campo da parte dell'ATER. Questa è la prima cosa. Dopodiché, visto che ho sentito anche nel servizio cose pesantissime, anch'io credo che la responsabilità sia a diversi livelli, perché quando uno ti minaccia di morte, naturalmente sporgi denuncia. Quando però, giustamente, come diceva Slocar, all'interno del condominio vengono tenuti dei comportamenti non idonei, c'è un amministratore, ma c'è soprattutto chi questi appartamenti dovrebbe gestirli, e quindi l'ATER. Ma se non sa neanche di chi parliamo, ma non interviene. Però è impossibile che non sappia, perché nel 2015 parlava esattamente di quattro nuclei familiari dislocati in vari posti. Tra l'altro, giusto per abbiamo da poco modificato in maniera drammatica il regolamento, nel senso che abbiamo visto quali sono le ricadute anche su quello che devono pagare i nostri cittadini. Io vorrei ricordare che oltre a assegnare l'alloggio è possibile anche revocare l'alloggio, perché all'articolo 16 lettera C, no, c'è scritto che se non vengono rispettati, no, se viene violata la legge o il regolamento, c'è possibilità anche di revocare, no? Per cui bisognerebbe andare lì e controllare se vengono rispettate. Perché se non rispettano le regole, perché dice si può revocare. Lì, allora, scusi, Maier, non risponde neanche, la prego, Slocar, Maier, poi torniamo da Sara Ramani. È un muro di gomma, come diceva Slocar, Jovanka, va bene. Diceva Jovanka, Slocar, che lui prima ha già parlato, di fare la il direttore dell'ATER era bene. Un parafulmine. Va bene, perché okay. Non è possibile. Slocar, prego. Attenti che continuando col para potremmo arrivare a para altro. Dai, prego, io va bene, smettiamola qui. Maier. Allora, innanzitutto voglio far presente che secondo i residenti stessi, purtroppo dopo le varie lamentele, la stessa referente dell'ATER non si sono fatti vedere, mentre abbiamo dovuto andare noi su come Forza Italia per sollevare un caso che fosse portato all'attenzione di tutti, e faccio notare che i nostri consiglieri Camber, Polacco e Babuder erano presenti e loro stessi hanno ricevuto, come dire, hanno fronteggiato quei personaggi che avete visto con relative minacce. Quello che noi come amministrazione abbiamo fatto e che è stata ampiamente criticata dall'opposizione, ma che crediamo, ecco, un'applicazione concreta, è il regolamento della polizia urbana, che dà qualche minimo strumento per intervenire anche in questi casi. Allora, seppur minimo, innanzitutto fermo restando che la minaccia ad esempio è un reato, quindi invito chi l'ha ricevuta a formalizzare un esposto in procura, una denuncia, sì. Quindi è un reato, e a formalizzarne tante abita con loro, ecco, per l'idea che rischio che corri questi condomini, ma certo, mi rendo conto, però il problema sostanziale non sei rom, se le persone che gli ha permesso di andare a abitare là, a disgregare il tessuto sociale di quel popolo. Siamo perfettamente d'accordo. Abbiamo però degli strumenti ufficiali, formali, che possiamo usare come cittadini, che dobbiamo usare, perché se no o usiamo questi o ci facciamo giustizia da soli, e questo quando succederà, e siccome la gente è esasperata, non vorrei che succedesse come è già successo nel resto d'Italia, no? Cerchiamo di almeno invitare ad aiutare, utilizzare degli strumenti come il regolamento della polizia urbana, che dice ad esempio, che regola ad esempio i rumori, le molestie, e ci sono delle multe che le forze dell'ordine stesse o la polizia urbana può dare. Ora è chiaro che qua il problema poi si pone, le persone hanno paura di ritorsione, no? Allora Sara, vedo che si sono aggiunte altre persone, insomma forse hanno seguito la diretta, poi hanno raggiunto il bar. Chi altro voleva parlare? Dai, a voi. Sì, Ferdinando, anche qui alla mia destra c'è il signor Libero. Di cosa avete paura voi? Oh, certamente che non si insedino altri rom. Quanti ce ne sono adesso? Adesso ce ne sono quattro famiglie, di quattro fratelli, tra l'altro. Una cosa assurda è che quattro della stessa famiglia prenda l'appartamento nello stesso rione. Quindi quattro famiglie diverse imparentate. Quattro fratelli, ognuno con un appartamento. Quello che nemmeno
negli anni dei profughi giuliani e dalmati non si assegnava tra la mamma, i fratelli o le sorelle, uno magari andava a Roiano, l'altro andava a Sistiana, l'altro andava in via Puccini, queste erano le collocazioni. Qua invece vengono quattro fratelli della stessa famiglia a insediarsi nello stesso rione. Questo è tutto colpa del signor Just o delle persone che sta sopra a lui. Però l'importante sarebbe che non verrebbero altri in questo rione. Sara, altri non venissero altre famiglie proprio lì in quella zona. Esatto. Se vuoi parlare. Sì, c'era la signora Serena che mi stava raccontando che più volte la figlia, che ha quanti anni ha sua figlia? 12. 12 anni, è stata minacciata. Cosa è successo e dove è successo? È successo proprio nel parco giochi di casa. Quello che abbiamo ripreso, abbiamo fatto anche alcuni servizi proprio nel parco giochi. Sì, mia figlia con la mia nipote di un anno più piccola andavano sull'altalena e i ragazzini gli hanno detto scendi. E lei ha detto no, scendi, no, e io ti ammazzo, ti taglio la gola. E tua figlia cosa ha fatto? Mia figlia ha detto io non scendo, cioè, mi puoi minacciare, di buon carattere, per cui non è scesa dall'altalena. E invece i genitori di questo ragazzo come si comportano con tua figlia? No, i genitori non si sono mai permessi sicuramente di minacciare mia figlia, anche perché non gliela concedo, sicuramente non concedo. Hanno minacciato me di morte davanti a un pubblico ufficiale. Come mai? Gli stavano portando via la macchina in quanto lasciano sia il camper che la macchina senza assicurazione nei parcheggi, cose che nemmeno noi possiamo fare, ma a loro è concesso. Per cui hanno fatto un normale giro di controllo e trovano che non hanno i mezzi assicurati. Per cui vengono per portargliela via, io vedo i carabinieri, gli batto la porta e gli dico guarda che ti stanno portando via la macchina. Al che vengo accusata che sono stata io a chiamare i carabinieri. Per cui si altera, il mio vicino di casa si altera e comincia a gridarmi minacciandomi, alla fine mi minaccia di morte, ti faccio saltare per aria te e tutti i triestini qua dentro. Quando è successa questa cosa? Questo è successo l'altra primavera. E tu vivi di fronte, sei una dirimpettaia? Io sono una dirimpettaia, sì. Io ho la porta a fianco a me, vivono loro, convivenza difficilissima. Da quanto tempo vivi là? Io vivo da quasi 10 anni. E siamo stati sempre benissimo, non abbiamo mai avuto problemi con nessuno se non piccole beghe e dei casi un po' particolari di persone particolari, ma a questo livello di minacce di morte, di non sono più padrona di mettere la mia macchina nel mio parcheggio. Voi avete dei posti numerati, giusto? Noi, ognuno di noi ha un posto numerato dove messo proprio sul contratto, dove abbiamo questo posto. Non vengono rispettati dunque? Assolutamente no, io l'altro giorno dalle 10 di mattina alle 8 di sera avevo una macchina loro, perché fanno le messe in casa, per cui arrivano gli ospiti, no? I partecipanti alle messe, e il mio parcheggio non è il mio, come a tante altre persone, non è più libero, non c'è più possibilità di parcheggiarsi, né io né mio figlio, che anche mio figlio arriva dal lavoro, per cui abbiamo il diritto di avere il nostro parcheggio. Ho chiamato le forze dell'ordine e mi rispondono che non possono far nulla, in quanto è una strada comunale, però se comunale è, nemmeno i camper ci devono star là, soprattutto se abitati. Certo. Signora, in quante persone vivono in quell'appartamento? Quante saranno, più o meno? Là dentro? Sì. Non so, quanti saranno? Quante saranno? No, quelli vicino a me sono in 6, 4 figli e 2 adulti. Ecco. Siccome Sara, la mia figlia, io vado, abito un po' più in là e vado spesso a trovarla, ma... Com'è la situazione? Irriconoscibile, l'appartamento che... com'era quando lei è andata a abitare lì, è proprio tutto rotto, i vetri tutti sporchi di sputacchioni, insomma, guarda, indecente. Lei ha paura per i suoi nipoti? Io ho paura per i miei nipoti, io tante volte voglio andare lì alla sera per stare con mia figlia, sono terrorizzata. Sara, noi abbiamo sentito nei giorni scorsi... Hanno fatto due furti in due appartamenti. Furti negli appartamenti. Noi abbiamo sentito nei giorni scorsi che ci sono stati anche, almeno nel racconto di più di qualcuno, chiamiamoli atti di ritorsione, sono parole che citiamo, insomma, espresse da altri.
Qualcuno racconta di lancio di pietre, di danni alle auto, danni anche alle parti pubbliche, diciamo, di questi stabili. È vero? Cioè, cosa succede, almeno cosa raccontate voi? Serena, lei cosa le è successo? Assolutamente sì, diciamo che quotidianamente io trovo dei, tra virgolette, sassi, nel senso che con le mani staccano dei muretti di recinzione che abbiamo, nei piani terra ci sono questi muretti di recinzione, staccano queste pietre e queste pietre o le usano come gesso per scrivere per terra o le lanciano. Dove? Io me le trovo sul cofano, sul tetto della macchina. Quindi facendole danni? Assolutamente sì, facendo danni, oltre ai graffi, ci sono stati dei tagli di ruote. Come? E rompono anche il muretto. Quindi danni oltre che alle cose private, anche alle cose, insomma, pubbliche. Punto. E quindi, cioè, non è possibile una roba del genere. Anche perché poi logicamente il giorno che verranno a fare i muretti aumenterà l'affitto, come Beh, tutte le volte che rompono l'ascensore, che vanno su e giù. Allora, torniamo in studio, grazie. Maier? Ogni volta che... Un flash su questo? Sì, io ho una domanda, ma senza nessuna polemica, vorrei chiedere al dottor Rius. Che cosa può fare concretamente l'ATER per aiutare questi inquilini? Cioè, nel senso, c'è la possibilità di spostare materialmente alcuni di questi inquilini, definiamoli rom o problematici, se vuole definire altri termini, da altre parti, in maniera tale da non fare magari quattro famiglie tutte insieme? Cioè, si può trovare un alloggiamento diverso, per esempio? Chiedo. Allora, io vi dico quello che stiamo facendo, perché... Ragionare del teorico mi sembra un po'... Sì, nel concreto. Del tutto. Allora, in concreto, noi ci stiamo relazionando come ATER con i servizi sociali del comune rispetto a situazioni che possono essere queste o possono essere altre in altre parti del nostro patrimonio gestito, perché, come ricordava prima il rappresentante del sindacato di polizia, e ci troviamo evidentemente in presenza, qualche volta l'aspetto è quello materiale, è l'alloggio che non funziona, ma a volte invece bisogna lavorare sulle persone, bisogna lavorare sulle famiglie. Allora, se ATER si prende le sue responsabilità sull'alloggio, sull'oggetto, sulle persone, sulle famiglie, noi competenze non ne abbiamo, se non quella di procedere alle segnazioni seguendo l'ordine di graduatoria. Sì, ma quattro persone seguendo... nello stesso condominio, quattro famiglie, imparentate. No, aspetti, slocca. Ribadisco, i rom non hanno... Cedo la parola. Slocca. Aspetti. Decido io. Slocca, basta, la prego. Ma perché deve essere così spocchioso? Ho capito, l'ha interrotto però. Aspetti, Ius, finisca. No, chiedo scusa, ma... No, ma va bene, io ho bisogno che andiamo ai concetti, vi prego. Poi c'è tutto il dibattito che volete. Io ci vengo volentieri. Peraltro avevo chiesto alla redazione che magari fosse presente anche l'amministrazione anche comunale. Anche noi, ma c'è il Consiglio Comunale stasera contemporanea. Proprio perché c'è il Consiglio Comunale, forse qualche assessore che non è consigliere, non era indispensabile. Sono d'accordo con lei, a prescindere da questo, mi stavo raccontando quello che stiamo facendo. Io non sono qua a difendere le situazioni che non sono difendibili. E non sto dicendo che qua funziona tutto bene, che va benissimo a Madama la Marchesa, però vorrei che ci facessimo, come dire, un'analisi del tema, che non è solo qua, c'è anche da altre parti e c'è anche con altre tipologie di persone e di famiglie, tanto per essere chiari, perché se l'obiettivo è quello di un confronto che porti a individuare dei percorsi di soluzione che non possono essere gestiti dall'ATER. La storia dell'amministratore condominiale è che mette fuori, l'amministratore condominiale privato seleziona le persone che entrano, ma noi le persone le facciamo entrare in base a quello che sta in graduatorio, punto. Ma uscire? Ma cosa fa? Uscire, noi potremmo domani mattina anche avviare una soluzione, una risoluzione. Mi spiega lei che mi dice che è un rappresentante del comune o dell'amministrazione comunale? No, io rappresento Forza Italia. No. Bon, va bene, insomma, mettiamola lì, mettiamola come problema. Mi spieghi lei, le ho fatto io la domanda, abbia pazienza. Allora, nel momento in cui noi decidiamo... Non può far spiegare a me il suo mestiere. Scusate, fatemi vedere quell'SMS, perché questa cosa è stato il caso, tra l'altro, dell'altro giorno. Non so se è legato... Non lo voglio sapere, sono due tematiche differenti, ma in quella zona mi hanno scaraventato una pietra mentre stavo guidando, danno alla macchina e spavento enorme, stavo per andare a sbattere, risolvete il problema, troppe chiacchiere e pochi fatti. Non so se è la stessa signora, Michela, vado a memoria, forse, che aveva raccontato anche ai colleghi dei quotidiani, e quindi
almeno ci scrive questo sms, insomma, che è un altro dato di cronaca dei giorni scorsi. Ius, mando la pubblicità, poi torniamo e sentiamo anche le vostre opinioni e soprattutto andiamo ad ascoltare quello che ancora hanno da dire i cittadini Via dei Papaveri. A tra poco. E adesso devo interessarmi per risolvere un problema che non è stato creato da noi, ma che come sempre devo risolvere. Il sindaco di Piazza per il momento sulla questione opicina, contrariamente a quello che gli imporrebbe il proprio carattere, è molto cauto. I problemi di convivenza causati in seguito all'insediamento di un certo numero di famiglie rom e che sono stati segnalati in questi giorni anche da Tele4 sono gravissimi, ma come dice il sindaco, di difficile soluzione. Al momento Di Piazza ha in mente una serie di mosse. Intanto verificare come mai queste quattro famiglie hanno avuto quattro appartamenti, uno vicino all'Ater, e con questo parlerò col dottor Ius. Quindi approcciare direttamente le famiglie rom per cercare di inculcare loro una serie di concetti che hanno a che fare con la convivenza civile, anche se un primo tentativo in tal senso, par di capire, non sembra essere andato a buon fine. Poi chiamare questi rom e dirgli proviamo a fare una civile convivenza, insomma questo è quello che cercherò di fare. Ieri ero su a Opicina, c'era questo con un cane Rottweiler, sicuramente non era una cosa tanto bella da vedersi. Infine il coinvolgimento delle istituzioni, già che la faccenda, secondo il sindaco, obbligatoriamente coinvolge tutti e non solo il comune. Poi parlerò con la prefettura, parlerò con le forze dell'ordine. Io sono dell'idea che dobbiamo in qualche maniera cercare una convivenza, perché tanto li abbiamo e dobbiamo tenerceli, questo è un dato di fatto. Dopo la democrazia porta a fare che loro dicono tanto non ci potete fare niente, le solite cose all'italiana, insomma. Allora, ero convinto, poi ho parlato con il sindaco di Piazza, che questa sistemazione fosse frutto di un suo intervento qualche tempo fa, di qualche anno fa. Invece Di Piazza me lo ha smentito, ha detto che era della giunta Cosolini. Qualcuno poi via sms scriveva, Ius, adesso, che il campo chiuso non era comunale, almeno questo... Io so che c'era un campo in comune di Trieste che poi fosse comunale, forse no, francamente non lo so. Io vi ho dato una genesi di come capita sta roba, da dove siamo partiti. Ma mi scusi, mi può rispondere alla domanda di prima? Cioè, voi come Ater potete spostare almeno qualche famiglia di queste, visto che sono appunto quattro fratelli, cioè ci sono gli estremi, per che mezzi avete? Cioè, se ci sono queste segnalazioni, qualcuno dice anche danni all'interno di questi appartamenti, si può procedere con spostamento? Ricordava prima, consigliere, sai che alcune norme stanno anche nel nuovo regolamento regionale sulla conduzione delle case ATER. Quello che vorrei sottolineare è che qua non è l'ATER che risolve o crea il problema. Qua o ci mettiamo attorno a un tavolo le istituzioni, chi ha competenza sulla casa che è l'ATER, chi ha competenza sulle persone, sulle famiglie che è il comune o sono i comuni, chi ha competenza sulla salute delle persone che sono anche l'azienda sanitaria, e attorno a queste condizioni, ognuno per la propria parte ci mette su un progetto, che qua si tratta di gestire persone e famiglie. Al di là delle cassette della posta, siamo d'accordo di vetta, sulla quale l'altra domani mattina può andare a cambiare la cassetta per vederla rotta il giorno dopo. Noi possiamo anche fare un'azione di forza e dire, boh, siccome vi comportate male noi vi mettiamo fuori. A parte il fatto che queste famiglie possono impugnare i nostri provvedimenti, ivi compresi i decreti di rilascio per aver usato male l'alloggio. E li possono impugnare e portarselo anche davanti ai tre gradi di giustizia che il nostro paese garantisce a tutti, e in particolare garantisce ai cittadini italiani, oltre che ad altre cittadinanze, ma qua siamo in presenza di cittadini italiani. Quindi o capiamo che non è l'azione ti metto fuori di casa che risolve il problema, perché nel momento in cui noi prendiamo una famiglia di questo tipo, laddove mediamente o di altri tipi che creano problemi, che mediamente ci sono minori in casa, portare a compimento l'azione di rilascio dell'alloggio è un'impresa, ma questa famiglia, queste persone, nello stesso momento in cui le mettiamo fuori noi, arrivano in Piazza Unità o vanno in piazza o in via Mazzini ai servizi sociali, se parliamo del comune di Trieste. Cioè, attorno a questi va costruito un progetto, bisogna provarci mettendo insieme
un minimo di intelligenza, un po' di buona volontà e un po' di risorse anche per riuscire a gestire. Io sono la signora Micaela situazione. Della Pietra, quindi ci sta seguendo anche lei, signora. Vedi che sono due segnalazioni. Ecco, riusciamo, Luca, a contattare queste signore? Ti chiedo scusa se in qualche maniera dalla redazione riusciamo a contattarle. Quindi diciamo che hanno, raccontano di aver ricevuto questo lancio di pietra contro l'automobile. Avete visto, letto e sentito, insomma, di quello spavento, quindi l'attesa poi delle forze dell'ordine in questa strada sola al buio e dopo aver visto alcune persone, presumibilmente dei ragazzini, scappare. E vi chiedo, ragazzi, in regia, se riuscite a contattare queste signore. Slocker, c'è un altro sms però che mi ha colpito e poi torniamo al bar dagli ospiti di Via dei Papaveri, che era creato dalla sinistra o dalla destra, non ci interessa. Adesso, dopo i buoni propositi, dovete risolverlo. No, cioè, questo è inappuntabile. Insomma, su questo discorso, adesso, di chi sia la colpa, va bene. In questo caso c'è l'educazione e l'intervento sulle famiglie, giustissimo, che ricorda Ius, ma qua bisogna fare qualcosa. Quindi questa è una delle cose che stavo per dire. Mi sono reso conto che non si può fare niente. Perché se già la proprietà delle case no, fa tutta una serie di distinguo in una situazione tanto grave quale quella, io torno a dire, io non metto parola sui Rom, io metto parola su come viene gestita l'ubicazione di queste persone per poter domani essere bene integrate nella società. Fare queste cose qua è creare ghetti, e secondo me l'ATER, in maniera forse inconsapevole, perché probabilmente non ha una scopa buona, secondo il mio punto di vista, non sono in grado di capire il problema. Non possiamo poi scaricarlo sul comune, sulla polizia, sugli assistenti sociali. Beh. Già quando una casa viene data, una casa di un certo tipo viene data a una certa realtà, non va fatta così. Sara, non so se riusciamo a tornare al bar, mi senti? Allora, volevo capire una cosa. Noi abbiamo sentito anche dallo stesso di Piazza, dopo questo sopralluogo, che c'è un signore, uno di questi residenti, che gira con un Rottweiler. Sì. Ecco, ci ha fatto intendere il sindaco come fosse, diciamo, un atteggiamento eccessivamente protezionistico, forse per la sua famiglia, comunque di minaccia almeno per gli altri. Questo ci ha fatto intendere almeno il sindaco. È così? Cosa ci raccontano di questo Rottweiler? Voi sapete qualcosa di un uomo che gira con un Rottweiler? Un uomo di etnia Rom che vive proprio lì? No, di niente? Di abita su a Opicina, verso i pompieri abita. E quindi non è di etnia Rom? No, non è di Rom, perché ho avuto io a che fare anche la settimana passata. E che tipo di persona? È una persona strana. Vabbè. Il padre, io. Cioè, va bene. Ho avvisato il padre. Altra cosa. Pensate che tuo figlio lo cresimo. Perché lascia sempre il cane, sempre lì. Allora, questo era giusto anche per chiarirlo, così, diciamo, dopo la segnalazione del sindaco, almeno abbiamo capito che cosa è una cosa. No, non creare il ghetto, perché secondo me non è di etnia Rom. Però non si può pensare di mettere quattro famiglie della stessa etnia con i problemi che loro hanno, perché oggettivamente vivono in un contesto diverso. Se prima hanno vissuto in dei campi, è ovvio che abbiamo visto i servizi di tutta Italia come loro vivono, no? È un loro modo di vivere che a noi, nella logica comune, non va bene. Allora, vorrei sentire Di Pace, Flash, e poi Sara, torniamo da voi perché volevo ascoltare altre opinioni lì. Ma prego. Posso anche essere parzialmente la telefonata. Ok, Di Pace, prego. Sì, esatto. Capisco la criticità, è chiaro, fuoco con fuoco fa un bel paglierone, no? Infiammato. Allora, però voglio dire, c'è la volontà di mettere, abbiamo chiesto telecamere per la sicurezza, ma tutto serve. Sì, ma come per dire, in cui era molto semplice mettere ogni tre case una famiglia, risolvevi il problema. Invece tutto insieme. Detto, non è detto. Telefonata, perché, allora, chi è la signora Micaela? Sì, buonasera. Micaela, lei ha raccontato di quella sassata ricevuta sull'auto? Sì, io proprio sono la signora, appunto, che ha ricevuto quella sassata, appunto, andando da Via dei Papaveri verso la statale, no? E
Sì, infatti per questo ho anche scritto no a voi e tutto, perché quindi è successo anche a un'altra signora, quindi. Eh sì, perché sapevamo di più di una segnalazione, almeno quello che era arrivato a noi, quindi non solo lei. Ci spiega dove è accaduto e cosa, a che ora anche, mi incuriosiva. Guardi, circa alle 19.45. Era ancora buio in quei giorni, no? Prego. Era ancora buio in quei giorni, ricordo, no? E era ancora buio, infatti proprio oggi pensavo, era ancora buio. E praticamente andando verso appunto la statale 202 e tutto, e ho sentito questo veramente un grande tonfo. Cioè io ho detto o un cinghiale è uscito da... oppure ho detto qualche tronco d'albero, perché veramente è stato molto forte. Diciamo che anche mi sono spaventata. E diciamo che andando avanti con la macchina l'ho posteggiata proprio in un posto dove ovviamente potevo vedere meglio il colpo, e dietro a me da lontano vedevo questi ragazzini che mi che ridevano, che muovevano le mani, facevano così col telefonino appunto la luce a una pila. E io ho tentato quindi di correre dietro, ma ovviamente erano molto lontani e si nascondevano. Poi ho riportato di nuovo in un'altra posizione la macchina e di nuovo escono dal siepe, perché lì ci sono tante case con tanti alberi, quindi è facile nascondersi, e di nuovo mi prendevano in giro. Al che io ho chiamato i carabinieri, perché ho detto non è possibile, perché una pietra così grande, cioè se io avessi avuto il finestrino giù, cioè, certo, la colpiva, dire. Senta Micaela, posso chiederle quindi, era quella zona lì? Sì, ho capito bene. Il danno all'auto adesso quanto ammonta, lo sa? Cos'è, una grossa ammaccatura? Guardi, non lo so, però una grossa ammaccatura, sì. Io proprio adesso devo portarlo, ovviamente non ho idea. Sì. Sapeva di quei problemi che ci sono in quella zona? Ma io sapevo che ci fossero dei problemi, però poi ne è uscito invece altro che problemi, no? Cioè, sinceramente, non così grossi. Ovviamente sì, anche perché io ho mia nonna poi che abita lì vicino, quindi ovviamente è anziana, ha 101 anni e tutto, quindi non ovviamente lei non esce mai, quindi non sapevo di problemi così grandi, ecco. E poi adesso mi dite voi, cioè da questa trasmissione io so che è anche un'altra signora, appunto, è successo come me. Esatto, l'abbiamo visto insieme. Va bene, grazie Micaela. Grazie a lei, buonasera anche per questo racconto. Grazie, buonasera. Avete visto, immagino, sentito, no, in questi giorni di questa sassata ricevuta dalla signora in auto. Lasciate stare il ragazzo con il Rottweiler. Allora, Sara, volevo tornare da voi prima ancora delle opinioni in studio. Vabbè, Sara, SMS. Cos'altro raccontano le signore lì? Mi senti? Vai, sì, la signora Julie vive proprio nella casa dove... Nella stessa casa dove abitano i Rom. E io avrei da chiedere una domanda al presidente dell'ATTER. Come hanno fatto dare un appartamento di 75 metri quadrati con un servizio igienico da solo in 11 persone? Dove che in nessun altro posto può essere una cosa simile. E nel complesso condominiale hanno messo due famiglie Rom di due entità diverse. Sono educate queste persone? Con quelle altre sono migliori di quelli che abitano in casa mia. E cioè fanno confusione? 11 persone immagino che fanno certamente un certo rumore. Certamente. Io abito 40 anni e dopo 40 anni ho ricevuto una lettera dall'ATTER dove mi dicevano come devo comportarmi. A lei? A io e tutti gli altri condomini della mia casa. E per colpa loro. Questo penso che non è una cosa giusta. Perché per colpa loro? Perché visto che non possono, si vede, richiamare loro, hanno richiamato tutta la casa. E non è giusto queste cose. Io abito 40 anni, non ho mai avuto niente da fare con l'ATTER. E allora io chiedo al presidente cosa sta facendo, in che maniera possiamo vivere. Allora, grazie. Io vivo non nella paura, perché non ho paura, però non è possibile. Ho 40 anni e avevo delle scale perfette. Avevo il tappeto fuori dalla porta, adesso non abbiamo più niente. Da quanto tempo sono arrivati lì? Ma circa 3 anni. Quindi a 3 anni è finita l'oasi di pace.
E lei ha paura di uscire la sera? O esce la sera? Esco lo stesso la sera, non ho proprio paura, però insomma forse è meglio di non uscire. Allora, tra l'altro, qualcuno scrive qua via SMS che invece, se invece di una signora in auto fosse stato un motociclista, chissà che conseguenza, diciamo, di quel lancio della pietra. Allora, vorrei che rispondessimo alla domanda della signora. Credo che la risposta sia di certo non era previsto fossero in 11 in un appartamento. Allora, due domande pone la signora. La prima, come mai sono assegnatari di un alloggio? Sono assegnatari di un alloggio perché stavano regolarmente in graduatoria e toccava il loro turno per avere quell'alloggio quando quell'alloggio era disponibile. Primo. Secondo, a me non risultano in quegli stabili assegnazioni di alloggi a nuclei familiari composti da 11 persone. Assolutamente non mi risultano. Allora, siccome la signora forse non ci ha seguito, io ho nuclei da risultano 6. Alloggi assegnati a famiglie di 11 componenti. Io ho nuclei da 6 persone massimo. 6 persone massimo in quegli alloggi. Allora sono abusivi. Quindi evidentemente non dovrebbero stare lì. Assolutamente questa cosa. Tamaro? Sì. Poi, per quanto riguarda i controlli, credo di non svelare segreti, uno dei primi incontri che io personalmente ho avuto con l'attuale amministrazione del Comune di Trieste era l'estate del 2016, subito dopo l'insediamento dell'amministrazione, credo lo si possa dire. Sono stato convocato dal vice sindaco che mi ha posto alcune questioni sulla conduzione degli alloggi di Opicina. Quella volta ci siamo parlati, presumo ci siamo anche chiariti. Io ho mandato all'amministrazione comunale tutte le informazioni che mi ha richieste, perché all'amministrazione comunale posso mandarle, e le ho mandate. Cioè, cosa le ha chiesto? Quali sono le famiglie? Diciamo, quella situazione lì? No, mi ha chiesto quello che un'amministrazione comunale, evidentemente, da lì, pertinentemente poteva chiedere. Da quel momento sono intervenuti? In termini di chi, di quanti e di come, ecco, tanto per essere. Da quel momento l'amministrazione comunale è intervenuta, non so in quale modo? Io credo proprio di sì. È intervenuta? Io credo proprio di sì. Facendo sì, però, cosa? Aspetti, Slocar, in che modo può intervenire? Adesso. Non mi faccia dire cose che non fa l'ATER ma che fa il Comune, per cui insomma andrebbe propriamente chiesto al Comune. Per quello dicevo alla redazione, certo. Sarebbe interessante e costruttivo ma confronto. Servizi sociali avessimo, forse intende, no. Io credo sia intervenuta anche la Polizia Locale. Anche la Polizia Locale. Non voglio svelare. Tamaro? Ma, intanto è chiaro questa oltre situazione, ai servizi, questa situazione che si è creata in questi caseggiati è preoccupante e va affrontata sicuramente seriamente, perché potrebbe sfociare in qualcosa di ben più grave, questo è fuori discussione. Dopo il discorso per esempio delle pietre, io comunque sarei un po' prudente a attribuire. Non associamo le pietre con esatto, il caso. Esatto, l'abbiamo detto prima. No, stavo per dire. Abbiamo detto cose, diciamo, almeno scusate, fino a questo momento risultano due cose. Stavo per dire questo io. Che attenzione a non generalizzare che tutti i fatti accadono su quella vicenda lì, quindi le pietre sono da attribuire a quella. Non lo sappiamo. No. Poi però c'è da dire un'altra cosa, c'è da dire che ci sono altri episodi di altra natura che orbitano intorno a Opicina, Padriciano, cioè? Beh, infatti di cronaca in questi giorni abbiamo visto no, il fatto di Padriciano, la rapina, il fatto anche di alcune molestie, non mi sembra da parte di... Quindi cioè, c'è una situazione, secondo me, di sicurezza che è un po' più ampia, un po' più grave anche rispetto a questa tematica che stiamo affrontando stasera, e andrebbe una volta per tutte forse affrontata in maniera seria che noi abbiamo detto più volte quale sarebbe la soluzione, quali sarebbero gli interventi da fare, e che però purtroppo vediamo e constatiamo che nulla si continua a fare, nulla si è fatto, e quando però succedono fatti spiacevoli e si interpella la polizia sperando in una soluzione che non potrà mai venire. Bisogna fare degli interventi e normativi e sulle forze di polizia, e in questi casi qua intervenire e prevenire, perché purtroppo dopo sarà troppo tardi. Comunque se posso intervenire, il discorso che faceva il dottor Jus, nel momento in cui dice bisogna affrontare il problema da più parti e con più attori, ecco, è un discorso corretto, però io credo che in questo caso, visto che stiamo parlando di questo episodio, di questa situazione, vorrei riportare l'attenzione sul fatto concreto
Io come rappresentante di Forza Italia posso garantire che i consiglieri del mio partito si sono fatti carico, iniziando dalla presenza che abbiamo visto di tre consiglieri a Opicina, ci facciamo carico di fare pressing e più possibile su quello che compete al Comune. Cercheremo assolutamente di portare avanti quel discorso per quanto riguarda la competenza dell'amministrazione comunale. Chiedo anche all'ATER di fare quello che può essere di sua competenza. Senta, e chiedo nel concreto di metterci a discutere concretamente su questo caso e di cercare perlomeno di intervenire con i servizi sociali laddove, nei termini possibili, ma anche l'ATER. Invito chiaramente l'ATER a spostare alcuni di questi inquilini con i mezzi e con che ci dà il regolamento stesso interno, perché oggi io vorrei dare per quanto possibile una risposta e un aiuto a quelle persone di Opicina che si aspettano da noi tutti qualcosa di concreto. In 11-70 metri cosa dicono, sì, i servizi sociali sulla pari patria potestà? Allora, Ius, sentite queste segnalazioni, diciamo, che arrivano, ve le fate vedere dai residenti che sono in collegamento con noi, no? Quindi loro ci raccontano questa cosa, sentito da altre persone, da chi anche scrive, vedo, cosa dicono i sociali, questo l'abbiamo già letto. È giusto fare un controllo, andare a vedere se realmente stanno in 11 in un appartamento e non si può? Cosa farete? Sì, vabbè, altre... Ha ragione, sono in 4, poi... Dichiara di essere in 4, dopo sale tutta la famiglia. No, peraltro c'è anche un camper sotto dove arrivano parenti e amici che si dividono tra camper e appartamento, da quanto ho sentito delle dichiarazioni. Vogliamo affrontare il tema degli spazi esterni? Qui stiamo parlando, io preferirei affrontare il tema della problematica di quelle persone là in maniera più concreta possibile, ma senza polemica, ma cioè, stiamo cercando, benissimo. Perché a me non interessa qui fare polemica, interessa aiutare queste persone. Se posso dire una cosa, visto che vi occupate, cioè che avete, come giusto, interesse per questo, coinvolgiamoci anche come meno circoscrizione, voi, visto che siamo là. Noi ci siamo, non pensi che io stia lì? Io ero in circoscrizione prima di te, guarda, ero vicina e la conosco abbastanza bene, sì. E so anche come ci si muove, perché dopo Milkovic è stato poi il deserto, no? Dobbiamo anche dire anche questo. E Milkovic ha seguito la circoscrizione di Opicina in un certo modo. Oggi mi sembra che non sia proprio. Io non sono qui a dare giudizi per ma li do io che posso dare i politici, visto che sono 30 anni che bazzico da quelle parti. Vabbè, io sto dicendo, se venite Opicina su, non è più Opicina di una volta, anche per siamo contenti riguarda... di lavorare insieme. Questo è il messaggio che io stavo dando, indipendentemente da cosa voi lavorate tranquillamente, lavorate. E sarebbe il caso che lavorate. Ius, si farà questo controllo? Sparando giudizi a gratis. Aspetti, di pace. Facciamo un incontro pubblico in circoscrizione con tutti gli attori assolutamente disponibili. Ius, controllo dopo queste segnalazioni? Chiederei una cortesia, però sgombriamo il campo. Qua non è che c'è una ricetta di destra o una ricetta di sinistra, ragazzi. Assolutamente. Non andiamo da nessuna parte così. Assolutamente di no. Già vi ho detto di quanto è stato fatto, di quanto fatto, anche degli incontri personali che ho avuto con l'amministrazione comunale non appena si è insediata, con la nuova, ovviamente ne ho avuti con la precedente, ma parliamo del presente, per cui cito le presenti tutte le informazioni che sono richieste. Noi siamo non, come dire, in collaborazione necessariamente con i comuni, con l'azienda sanitaria, noi siamo per dovere in collaborazione con tutte le istituzioni che hanno il compito, ognuno, di sviluppare il proprio segmento di attività. Questo ve lo dicevo prima, questo ve lo confermo. Chi dopo essere andato a Opicina mi ha chiamato il sindaco. Tutte le volte che gli amministratori o che gli uffici ci hanno interpellati, siamo andati evidentemente a parlare, l'ho fatto personalmente, l'ho fatto più volte anche su questo tema e l'ho fatto anche in mesi non sospetti. Alcune cose, dicono i residenti, da un po' di tempo sembrano migliorate. Cioè, non è che proprio stiamo sempre a tenerci, a mescolarci. Vedete di non fare più l'errore di mettere quattro famiglie in un condominio. Questo è sbagliato, capisce?
Cioè, io, io le darei un consiglio. Non so. Per esempio, me lo dia, tanto. Mi viene in mente un fabbricato vuoto. Mi pare che sia in via San Marco, di proprietà del comune. Perché non possiamo immaginare di farci un progetto e di provare a sistemare quelli che dicevano che sarebbero in 11 in famiglia? No, io guardo. Proviamoci. Io personalmente. Ma è un'idea così buttata là. Allora, il fabbricato non è di Ater, il fabbricato del comune probabilmente è anche improprio che uno parli rispetto a cose di terzi. Io sono dell'avviso che realtà di questo tipo vanno sparse in giro per la città, quantomeno parlo di questa accoglienza diffusa. Non parlo dei clandestini, che abbiamo un grossissimo problema e che lo stiamo per avere a San Donligo della Valle con 3 caserme che verranno probabilmente destinate a questo, no? Ecco, io sto dicendo di questa realtà dove persone sono già stabilmente oltre che nelle graduatorie, ma anche stabili già nelle case, di trovare una soluzione per mitigare questa cosa qua, per riuscire a far veramente entrare, non ghettizzare, perché queste persone qua sono loro stesse vittime, perché ghettizzandole sono vittime anche loro, secondo il mio punto di vista. Ma a me non risulterebbe che siano ghettizzate, perché sono inserite fra l'altro in stabili diversi, per cui non è che abbia fatto la concentrazione nello stabile. Adesso bisogna capire che si sono ghettizzati i triestini che sono là o loro. Allora, ho la pubblicità. Intanto vi dico una cosa, vorrei sentire dopo lo stacco Ussai su tutto questo. Tra poco sentiremo le parole del vice sindaco Pierpaolo Roberti. Qualcuno gli ha riferito, credo che anche lui sia impegnato questa sera in consiglio comunale, quindi non può intervenire telefonicamente. Lui sì, perché è consigliere comunale. Tra l'altro è vero, sì, non si è dimesso da consigliere comunale, quindi è in sala, e nel veste di assessore. E gli ha riferito che avevamo citato anche lui, quindi mi ha scritto poco fa un commento, credo, sul tema di poco fa, cioè dell'interessamento da parte del comune di quella situazione appena insediatosi questa nuova amministrazione. Quindi tra poco rivedremo il suo intervento al telegiornale, poi vi racconto che cosa mi ha scritto poco fa il vice sindaco. Tra poco. È andato così un po' alla ribalta della cronaca negli ultimi giorni, è quello dei nomadi di Opicina. Anche qua, molto spesso quei problemi creati ad Opicina riguardano dei fenomeni quasi da liti condominiali. Adesso questo è uno strumento in più per andare a intervenire anche in quella situazione e per poter andare a colpire chi non si comporta in un modo civile e non permette la civile convivenza. Servirà anche a questo, stando al vice sindaco Roberti, il nuovo regolamento di polizia urbana varato dal Consiglio Comunale e presentato alla stampa insieme al comandante della polizia locale Sergio Abbate. Il documento, in particolare, circa la difficile convivenza nei condomini Ater di Opicina con alcune famiglie Rom, oggetto della serie di servizi su Tele4, può agire in due modi. In primis quella di Villa Carsia, dove anche Tele4 appunto ha fatto dei numerosi servizi, dove questa inciviltà, la difficoltà di convivere, di coesistere in uno stesso rione è determinata anche da dei comportamenti che vengono tenuti all'interno delle proprie abitazioni, all'interno dei condomini Ater. Con questo regolamento avremo uno strumento in più per andare a colpire. Secondariamente, sull'utilizzo di quelle roulotte parcheggiate negli stalli riservate alle vetture e segnalate come vere e proprie dependance di altri componenti del clan familiare da diversi residenti, il regolamento. Altro aspetto è il divieto di campeggio, che viene introdotto sempre con questo regolamento su tutto il territorio comunale e che per esempio vieta appunto di campeggiare su tutto il territorio comunale in aree pubbliche e private non adeguatamente adibite appunto al campeggio. Tornando agli altri aspetti, il comandante della polizia locale Abbate ha segnalato come prosegua senza tregua la lotta al fenomeno dei writers e, contestando un articolo di stampa, ha stigmatizzato come le scritte prese ad esempio nelle fotografie per segnalare la recrudescenza del fenomeno siano in realtà parecchio datate. Il vice sindaco Roberti, ricordando come la città sia stata dotata di un nuovo regolamento di polizia urbana dopo ben 90 anni, spedirà oggi a tutti i vertici delle forze dell'ordine locali una copia rilegata dello stesso, sottolineando come al netto delle carenze d'organico del personale della polizia locale, per cui si stanno programmando una serie di assunzioni, il regolamento deve essere fatto rispettare da tutte le forze di polizia presenti sul territorio.
Allora, torniamo in diretta. Questo è quello che ha scritto poco fa il vice sindaco Pierpaolo Roberti, che appunto intanto ho scoperto che il Consiglio Comunale è finito un'ora fa, almeno così mi è stato segnalato, perché noi non l'avevamo seguito, vabbè, è finito un'ora fa. Poi scrive, se per quanto riguarda i nomi di Opicina, devo riferire a Ius, a voi, insomma, che i nomi sono stati controllati, erano riferiti sui proprietari dei mezzi, cioè i controlli erano sui proprietari dei mezzi, quindi polizia locale evidentemente, come dicevamo anche poco fa, nei piazzali, questi mezzi nei piazzali di Atter, abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, tutto quello era stato che era in nostro potere viene fatto, piuttosto Ius dovrebbe garantire per quello che viene fatto all'interno degli stabili. Io posso, così il vice sindaco mi ha scritto durante la diretta un messaggio da parte di un avvocato, così mi dice, così scrive, probabilmente non so, vedremo. L'ATER è un ente pubblico e Ius ha l'obbligo di attuare il regolamento che impone la risoluzione in caso di inadempimento, omissione dati d'ufficio, per le cause esistono provvedimenti d'urgenza. Dica l'avvocato con i miei quereli direttamente, stiamo meglio. Bene. Non so chi sia l'avvocato, ma può pure un denunciarmi. No, no, faccia pure denuncia per omissione dati d'ufficio. Ma scusi... Perché metterla così, guardate, veramente... No, non andiamo da nessuna parte, non costruiamo niente. Ma dico, ma voi avete qualche, avete in qualche modo qualche strumento dopo aver dato in locazione un bene vostro, o meglio di tutti, per verificare come ci si comporta in quelle case, come normalmente bisognerebbe comportarsi? Provato. Domando. Ius, la prego, un flash e poi vorrei sentire Ussai ancora. Ma no, ho semplicemente provato a introdurre prima un tema. Non è il problema l'alloggio o la casa, stiamo parlando della gestione sociale, no, educativa di persone. Ma non è vero, civile delle persone. L'ATER non ha quel compito. L'ATER allora deve amministrare le case e dare in locazione alle persone che hanno diritto. Non deve fare l'assistente sociale l'ATER. Perfetto. L'ATER deve comportarsi e gestire il bene di tutti. E io sto chiedendo a chi deve fare l'assistente sociale di fare il proprio ruolo. Ma lasci stare l'assistente sociale. Allora vorrei sentire Ussai, poi torniamo dagli ospiti di Via dei Papaveri. Ussai? Sì, allora, intanto fa piacere che l'ATER sia confrontato con l'assistenza sociale, quindi con il comune, che ha parlato col sindaco, però appunto dicevamo dal 2005, no? Da luglio 2005, questi cittadini chiedevano di essere ascoltati da parte della dirigenza dell'ATER per segnalare dei problemi che appunto non sono di oggi, non sono di ieri, ma hanno almeno 2-3 anni, cioè da quando si è insediata questa comunità. E io credo che se è vero che l'ATER non deve fare l'assistenza sociale, però deve fare quello che è la sua parte, perché c'è il diritto alla casa, no? Ma hanno anche dei doveri, chi riceve questo. Bravo. Per cui prima si è detto 11 persone, mi chiedo, è a norma di legge che se io affitto un appartamento per 6 persone poi ci vivono in 11? Cioè è possibile subbloccare, no? dare o ospitare altre persone, oppure c'è un regolamento che vieta questa cosa qui da parte dell'ATER? Chi dovrebbe controllare e far rispettare quelle che sono le regole, mi chiedo? Perché io dico, ci sono diritti ma ci sono anche doveri, queste persone devono imparare che non ci sono, appunto devono rispettare i doveri, no? Di convivenza, di civile convivenza. Naturalmente non lo fa solo l'ATER deve fare la sua parte, dopodiché un'altra parte la faranno i servizi sociali oppure la polizia urbana, però un intervento, ma il primo custode cioè, l'ATER va fatto un intervento con più attori, però l'ATER non può chiudere gli occhi davanti a delle cose che non sono in regola. E parlo appunto di Opicina, ma io anche senza telecamere sono andato nelle case dei Puffi, ci sono posti che vengono usati come parcheggi, no? Ci sono auto abbandonate, allora, ci sono grosse criticità un po' dappertutto. L'ATER non può limitarsi a dare l'appartamento e dopo arrangiatevi. Cioè. Bravo. Questa è una suona. Perfetto, guarda. Slocker, va bene. Ius? No, questa è un'opinione. Questa è un'opinione. Replicare e questa, poi andiamo a Sara. Secondo me è un'opinione puramente personale del consigliere Ussai. Che l'ATER si limiti. È ragionevole. Che Sara ha sbagliato ente, Ius. Va bene, Sara. Scusate. Che l'ATER si limiti a dare l'alloggio e poi che se ne lavi le mani,
non corrisponde in nessun modo. Dimostra che è così però, eh? È dimostrazione questa. Se abitano in 11, continui, vuol dire lei, che non controlla. Continui. Allora Sara, va bene, andiamo da Sara. Che cosa succede? Che altro voleva intervenire? Perché vi vedevo discutere durante la trasmissione, che chi è che vuole aggiungere qualcosa? Sì, Ferdinando, la signora Serena mi stava raccontando di un fatto un po' strano che è successo 2 mesi fa. Cos'è successo? Niente, è successo durante un battibecco che ho avuto con la famiglia di rimpettaia mia, che il capofamiglia, io ho avuto degli arretrati, degli affitti, in quanto in un problema, in un momento mio di difficoltà, non sono riuscita a pagare gli affitti. Il mio dirimpettaio, insultandomi, mi disse precisamente la cifra dei miei arretrati. La mia domanda è: dov'è la mia privacy? Come lui faceva sapere esattamente la cifra che io dovevo al latte? Parliamo a centesimo. Quando gli è stata fatta questa domanda, lui ha detto che... Tu gliel'hai chiesto? Sì, gli è stato chiesto mezz'ora dopo: come fai a sapere tu quanto io avevo di arretrati, di affitti? E lui ha risposto: ho delle buone conoscenze. E mi ha detto precisamente che l'avvocato dell'ATER è colui che sta spifferando gli affaracci miei. Vabbè, è normale? È legale? È la sua opinione, cioè nel senso, noi non possiamo non possiamo sapere questa cosa, è una sua dichiarazione, non c'entriamo niente. Noi raccogliamo questa... Allora, se io non ho, come dire, motivo di non credere a ciò che sta affermando la signora, ma mi verrebbe da sospettare, quantomeno, non so se si fa bene a sospettare, che se un suo vicino, un suo, conosceva esattamente qual è la sua condizione rispetto all'ATER, mi verrebbe quasi l'idea che gli fosse stata sottratta della corrispondenza che le aveva trasmesso all'ATER e inopinatamente e forse anche abusivamente aperta e letta. Potrebbero averle rubato una lettera, diciamo, anche dalla cassetta delle lettere. Cioè, ha ragione Ius anche su questo, insomma, poi dopodiché questa è una sua denuncia. Sì, Maier, prego. Se sono veri i presupposti, eh. Cassetta della posta chiusa. Cassetta della posta chiusa, Maier. Anche perché ha messo lui stesso chi gli ha dato questa informazione. Va bene, però signora, ci prendiamo tutti una denuncia, glielo dico, va bene, questa è una cosa che registriamo. No, però la signora, se lei sostiene, farebbe bene anche fare una denuncia all'autorità pubblica. Eventualmente, dice Ius, deve denunciare questa cosa. No, farebbe molto bene a farlo, perché se lei mi dice che dall'ATER diffondono le notizie di quali sono le competenze e non competenze di Tizio Causa e Bronio... Le private stanno uscendo... Denunciare subito, signora, a tutti i livelli e in tutte le polizie. Maier, sì, dai. Volevo fare una domanda anche ai residenti, perché credo che sia nostro dovere cercare di affrontare la faccenda nella maniera più pragmatica possibile. Vi sembra una proposta interessante o comunque utile se venisse indetta un'assemblea pubblica in circoscrizione, che dovrebbe essere dal presidente, in questo caso il ruolo è suo, assemblea pubblica con invitati rappresentanti del comune che ci saranno, lo garantisco di persona, sono certo che ci saranno, rappresentanti dell'ATER, rappresentanti eventualmente anche delle forze dell'ordine o del sindacato, se può essere utile. Ci devono anche essere famiglie, diciamo, di cui lamentano comportamenti. E i residenti, cioè vi sembra una proposta concreta e utile vederci tutti assieme e discutere su una soluzione concreta? Perché se così è una cosa veramente utile e possibile, insomma. Signora, cosa dice? Sara? Ma comunque vada, hanno sempre ragione loro. Cioè, siamo noi che dobbiamo adattarci a questo modo di vivere ormai. Signora, ha sentito la mia proposta? Non possiamo più avere una privacy, perché anche le nostre cose... Signora, ha sentito la mia proposta? Dice se ha sentito la sua proposta. L'ho sentita, ma onestamente non la vedo a buon fine. Speriamo che vada... Proviamo a fare questa assemblea con l'ATER e vediamo cosa ne viene fuori. Magari qualcosa migliora. Non migliora, ma peggio di così. Ma ognuno si prenderà le proprie responsabilità davanti ai residenti. Comune, ATER si prenderanno le proprie responsabilità davanti a voi e parleranno chiaro.
Mi sembra una cosa, cioè io la farei fossi residente lì, mi sembra una cosa abbastanza... Perché è poco convinta, signora? Che dice? Ma posso capirla. Sono poco convinta perché le cose non cambiano, nonostante si stia facendo di tutto per, se non altro, almeno avere un minimo di privacy, perché i fattacci miei li so io, li sai i miei figli, no, e nessun altro. Scusi. Non vedo come possa essere messo su un pianerottolo dove sentono anche altre famiglie cose mie personali, oltretutto dovute a una disgrazia, perché se uno cade in quella situazione, signora, è perché è caduto in disgrazia. E va bene, aspetti, si Maier possa permettere, allora, di rendere pubblica una... Certo, giusto. Allora aspetti, signora, Di Pace voleva intervenire prima, l'abbiamo interrotta. Questa è una buona idea, cercando di coinvolgere anche le persone, i rom che stanno nel condominio, e capire, ma i problemi reali, al di là della cultura dello screzio, no? Quali sono? In maniera da cercare di ovviare e dopo capire dove, se è possibile far sì di dividere questi nuclei in maniera che non facciano comunella, tra virgolette. Però andare oltre al chiacchiericcio e poi soprattutto a questi fatti che sono noiosissimi, mi dispiace tanto per la signora, però adesso dobbiamo affrontare una cosa a bene, corpo. Se nasce questa proposta di fare... Chi è arrivato lì? Chi è? Va bene, altre persone che arrivano. Adesso Sara, dammi solo un istante. Se questa proposta nasce qui stasera di creare, ideare, pensare di avere tutti gli attori protagonisti, diciamo, di queste problematiche e incontrarsi, disponibilità c'è da parte vostra? Altar è sempre disponibile, come ben lo sa, tanto più visto che promette la presenza dell'amministrazione comunale, spero che ci sia qualche assessore. Perché se guardi, posso dirle questo, che gli assessori di questa amministrazione si sono presentati ciascuno in tutte le circoscrizioni puntualmente. Non ne ho mai detto che non si sono presentati. Certo, perché appartengo io alla settima circoscrizione, sono certo che i rappresentanti dell'amministrazione comunale non si sottrarranno a un confronto pubblico su un problema. Allora, va bene, chi c'è, Sara, chi si è aggiunto adesso al parterre? Ferdinando, allora, si presenti. Buonasera, sono il signor Rossetto Alessandro, via dei Papaveri 32, coinquilino con la signora Rinaldi. Il telecronista in partenza, quando è cominciata la trasmissione, ha parlato di parole pesanti ammessi dai rom. Io non capisco, quando io ho mandato 3 volte i messaggi alla vostra diretta di poter parlare. Innanzi vorrei ringraziare tutta la legge che è presente, il presidente dell'ATER e tutti i presenti in quella sala lì. Io non capisco perché ogni volta quando succede qualcosa in questo paese è discriminato il rom. Allora Alessandro, intanto vorrei capire una cosa. Aspetti, intervengo io, poi parla lei. Intanto volevo capire, se non c'è stato spiegato, quindi lei è un residente di quegli appartamenti lì. Prego. Giusto? Lei è un residente di quegli appartamenti. Lei è certamente. Bene. Lei è un rom, giusto? Certamente. Bene. Allora, come saprà, noi abbiamo raccolto in questi giorni sia le vostre che le altre opinioni, giusto? Io ho ricordato questo all'inizio e ho riportato quello che è stato raccontato a noi, anche edulcorato purtroppo per la televisione, perché cerchiamo di non esasperare gli animi ma cercare di trovare una soluzione insieme. Sa anche, certo, evidentemente, certo, che questa sera abbiamo aperto uno spazio ai residenti. Certamente, sono d'accordo. E quindi a tutti i residenti. Mi fa molto piacere che lei adesso sia arrivato qui, i residenti erano stati invitati tutti. Cosa vuole dirci? Io voglio dire che non sono stato pienamente avvisato di questa storia. Intanto io vorrei capire dai telecronisti e dai giornalisti, quando mia moglie ha fatto un'intervista con la signora Rinaldi presente, perché sono stati tagliati certi punti. Vabbè. Riguardo al caso. Secondo, noi riguardo con la questione delle pietre non c'entriamo niente. Giusto precisarlo. Secondo, tutto quello che succede a Opicina vengono accusati i rom, se succede una rapina vengono accusati i rom, se succede un furto vengono accusati i rom, se succede che uno si fa male viene accusato un rom. Non lo voglio capire perché siamo rom
o perché vogliamo fare una questione politica. Io capisco che il signor sindaco ha parlato giustamente, noi abbiamo i rom, bisogna tenerceli, e ho visto che il signore presidente dell'ATER è una persona molto intelligente, infatti è vestito molto bene con cravatta e giacca, ecco perché è arrivato. Dov'è? Io ho visto il signore della legge che sta parlando riguardo alla polizia. Io naturalmente non ho fatto scuole, non so parlare molto bene l'italiano, noi siamo qui di 3 anni in queste case, siamo residenti, non so, tipo 3 secoli. La signora Rinaldi a me personalmente mi ha esposto che lei è razzista contro gente di colore e contro i nomadi. Va bene, okay? Senta Rossetto, la signora parla di un riguardo di minaccia contro un minore, io avrei... Non è vero, aspetti Rossetto, le dico solo una cosa perché almeno una piccola parte forse... su questo potremo avere voce in capitolo noi che facciamo questo triste mestiere della cronaca. Io credo che il signore che era seduto fino a pochi minuti fa accanto a quelle che sono le sue sedie, aspetti Rossetto, no, perché non voglio che si dicano cose sbagliate, abbia avuto l'intervista tagliata, scusatemi, l'espressione grezza, esattamente come la signora, e i tempi di questo confronto che abbiamo rivisto poco fa erano gli stessi, con gli stessi spazi. Adesso non sono in par condicio, non è politica, e quindi vorrei affrontare, diciamo, la tematica con un respiro un po' più ampio, ecco. Allora, se una mamma ci racconta che la bimba è stata minacciata, va bene, possono essere ragazzate, giusto? Ragazzate, ha fatto bene a precisare la questione delle pietre, ma siamo stati noi per primi a dirlo, non c'entra niente, anche nella lettura dell'SMS e nell'intervento della signora. Ora voglio capire, quanti siete in un appartamento? Cioè, è vero che siete in 11 quando c'è scritto che dovete stare in 4, per esempio? Assolutamente no, il presidente dell'ATER l'ha precisato. Via dei papiri, mi scusi, sto parlando, per favore rispettare l'educazione, per favore. Ok, io dico la verità. Sara, chi è che dice? Di 34, chi è che dice? Dicono di no? Ci sono 3 minori e 2 adulti. Dove la signora abita? Cioè, signora, signora Giulia, venga qua per favore. Giuseppe più e più volte. Lei nega, giusto? Cosa stava dicendo, signora Giulia? A casa mia vivono 11 rom, mamma, papà, un figlio grande, un figlio piccolo, 3 ragazze. Ah, scusa un momento. Dove? No, piano. Sono fratelli tuoi. Piano. Ah, scusi, allora. Precisi bene la via. Via Papaveri numero 8. Okay. Ecco, poi il figlio maggiore, Spenso, ha moglie con 3 bambini. Fate il conto quanti sono in quell'appartamento. Una adesso figlia di questa famiglia si è sposata, sono in 12, però vivono nel campo. Sentiamo Rossetto, Sara. Adesso io non so se lei ha parenti o famiglia che le verranno a visitare. No, a 3 anni abita. Mi dica. No, no, risponda, dico quello. Io non so se lei ha parenti o famiglia, quando io penso che sicuramente verranno a trovarla, a visitarla, giusto? E così succede nelle migliori famiglie italiane, io penso sì. Scusi. Aspetti Maier, la prego. Padre, aspetti Maier, non vi sentono, la prego. Se un padre ha dei figli, ha delle figlie... Vada, Ferdinando, possiamo rispondere? Se un padre, una madre ha dei figli e delle figlie sposati con nipoti, normale che vengano a trovarli, non 3 anni, ma tutto l'arco di vita che avranno, semplicemente così. Ma no, questo è un'abitazione. Io se abito, prendo mia madre, devo andare all'ATER a notificarla. All'ATER voi, quanto suo fratello sono notificati? Attenzione, io specifico. Attenzione, io ho specificato molto bene la parola. Io non ho studiato, non ho fatto scuole, vengo da un campo nomadi, come tutta la gente qua dice, mentre non è così. Allora succede così. Se uno ha dei parenti, viene a trovarlo. Non è detto che vive lì. Va bene, Rossetto, scusate, allora vi prego, siccome non vorrei stare 2 ore sulle parentele che vanno a trovare gli inquilini, vi fermo, vi prego. Allora, Rossetto, va bene.
sappiamo accade anche altrove che magari queste famiglie si allarghino, si allargano anche per lunghi periodi, scusate se non ci capiamo. Voglio però stare sul pezzo, cioè su altre cose. È difficile questa convivenza, perché io ricordo benissimo la signora, non ricordo se sua madre appunto, che era intervenuta anche ai microfoni di Tele4, diceva di aver subito anche lei certi atti di vandalismo. Allora io vorrei capire, non possono stendere i panni perché arriva di tutto, viene gettato di tutto, c'è questo camper che lì non dovrebbe stare, nel quale vivono altre persone, auto che sarebbero senza assicurazione, ma voglio capire, queste persone che vorrebbero, e mi sembra anche all'inizio, allora, avere la vicinanza e la corretta convivenza, lamentano questi problemi. Cosa rispondete? E cerchiamo che da oggi si cambi. No? E poi, ultimissima cosa che le chiedo, qui è nata la proposta di fare un'assemblea generale, tutti insieme affrontare e cercare di migliorare questa convivenza stessa. Cosa dite? Io ho chiesto a una persona che è venuta lì con noi a parlare, di parlare col sindaco, vice sindaco, questura, carabinieri, polizia locale, presidente dell'ATER e tutti quelli che comandano. Ok? Perché è impossibile che un rom che viene inserito in una casa dal campo nomadi, che deve essere socializzato, viene accusato dalla popolazione del paese, perché ha una grossa cattiveria nel cuore, perché siccome abita un rom, allora tutto quello che succede intorno viene accusato. Un rom, è troppo facile così. Come mia moglie ha dichiarato davanti ai telecronisti, che questi pezzi sono stati tagliati, non sono stati ammessi. Noi rom, personalmente noi rom, chiediamo alla forza, alla questura, polizia di Stato, carabinieri, vigili, polizia locale, di essere più controllati, perché a questo punto io devo tutelarmi molto bene, perché sono stato accusato di minacce di morte. Ok? Ma anche noi dobbiamo tutelarci. Mi scusi, sto ancora parlando, mi scusi. Io che sono un nomade, che dovrei essere integrato, aiutato, perché vengo da un campo nomadi o vengo dal bosco, non ho fatto scuole, non ho fatto nessuna civiltà, dovrei essere quello integrato. Io vorrei capire perché adesso dovrei essere qua davanti a una TV a spiegare tutta questa storia qua. Quando io ho chiesto di parlare con tutti voi e nessuno non si è fatto presente. Allora io vorrei capire bene la situazione, come ci volete trattare, se fate una forma di razzismo o se ce ne dobbiamo andare noi, personalmente le nostre famiglie. La questione del camper è in attesa di alloggio, ma con tutto questo casino che succede non so se verrà dato. Riguardo alla questione dell'ATER, come abbiamo fatto avere queste case, noi regolarmente usciti fuori dal campo nomadi abbiamo avuto una graduatoria, abbiamo fatto regolarmente l'iscrizione e mano a mano negli anni ci è stato dato con diritto queste case qua. Sì. Noi paghiamo perfettamente tutti gli affitti, infatti è giusto quello che dice il presidente dell'ATER, siamo perfettamente regolari. Allora, Rossetto, Rossetto, un'ultima cosa. Allora, visto che è intervenuto e ci fa piacere, io credo e vorrei che l'obiettivo fosse una distensione, vorrei sentire, al di là dell'eccessiva presenza di persone all'interno dell'appartamento, una domanda da una residente delle cose che abbiamo raccontato e una sua risposta. Sara, quindi una signora che domanda una cosa al signor Rossetto e Rossetto ci dice... io capisco la sua visione, diciamo che è un po' quella di sua moglie, adesso abbiamo capito, che è quella di dire siamo vittime anche noi. Bene, io adesso le faccio fare una domanda ben precisa da un residente e vorrei che lei rispondesse a questa segnalazione. Sara. Serena vuole fare lei una domanda precisa. Io vorrei sapere come voi avete le informazioni così private su di me. Vabbè, un'altra domanda, Sara. Posso fare
Posso farvi io una domanda? Pensate mai di riuscirete mai ad arrivare a un punto di convivenza serena? Io ho parlato col signor marito nuovo della signora che si è sposata un po'. Vabbè, il suo convivente. Sì. Noi siamo di 3 anni in casa. Io per la mia porta alla signora Serena Rinaldi gli ho detto... Io non ho paura a dire il mio nome davanti a tutta Trieste. Va bene, anch'io c'ho una famiglia e sono stato accusato di minacce di morte. Vado avanti con la signora Rinaldi, io gli ho detto, signora Rinaldi, io per lei è sempre la mia porta è aperta per qualsiasi bisogno in qualsiasi ora. Abbiamo avuto dei contesti, l'abbiamo cercato di chiarire, io vivo in quell'appartamento di 3 anni, i miei figli vanno a scuola, le mie figlie vanno a scuola, tutto è nella norma. Io ho chiesto direttamente all'Atero, ho fatto degli esposti, ho chiesto 4 volte di uscire fuori l'ufficio dell'igiene perché io pago gli affitti e manca la pulizia del condominio. Io ho un problema con un bambino, ce l'ho asmatico, la signora ha 5 cani, ho chiesto 4 o 5. Io ho chiesto alla signora, giustamente, per cortesia signora, di pulire il pelo dei cani. Non lo fa, l'ha fatto una volta il suo marito, diciamo. Non viene frequentemente fatta questa cosa qui, perché non so, c'è qualche problema con la questione della pulizia, perché io, essendo pagando l'affitto, pretendo che le scale, l'atrio venga pulito. Perché non è detto che ogni rom è sporco. Io sono con una camicia e con una giacca qua. Non ho gli abiti sporchi o vengo dallo sporco. No, va bene, allora, Dio, no. Scusate, siccome io devo chiudere. Sono un servitore della parola del Signore. Ecco, allora fermi. No, vi prego. Allora, senta, sì, Rossetto, allora, lei è disposto a discutere insieme ad altri residenti, ai rappresentanti dell'Ater, del Comune, in un'assemblea e trovare insieme una soluzione che renda questa convivenza meno conflittuale, sì o no? Io personalmente ho chiesto questo, ma non è stato mai preso in considerazione. Come tanto che i messaggi che io ho mandato a voi e non li avete pubblicati. No, li ho visti, sono stati pubblicati. Ok? Io allora la prendo di parola, però non sono stati ammessi. Ok? Io lo so che lei l'ha visti, ma come fa a vedere tutti i messaggi? Come è stata rintracciata la signora del Sassolino? Doveva rintracciare anche me? Perché è giusto che sia così. Certo, ma noi abbiamo invitato la popolazione. Se volete fare una cosa pulita e come si deve. Ma scusi, mentre Alessandro, se volete fare un fattore di politica, fatelo pure. Maier. Questo non le fa onore. Lei venga alla riunione pubblica e parli anche lei davanti agli altri e si prenda le sue responsabilità. Qui nessuno sta dicendo che tutti i rom presenti sono dei delinquenti. Nessuno ha detto questo. Noi abbiamo ascoltato la testimonianza di decine di persone. Nessuno ha fatto una questione razziale, la sta facendo lei. Allora, quindi aspetti, Maier, va bene. Onesto, allora, io quello nell'SMS, per esempio, ne ho visto uno o due al massimo. Qui lei faceva riferimento, credo, era perché non è stata invitata la comunità rom. Noi abbiamo invitato i residenti, cioè io lo torno a ribadire. E mi fa molto piacere che lei sia arrivato qui, appunto, e stia discutendo insieme a noi. Slocar? Signore, ma aspetti, Rossetto, aspetti. Io e i miei figli a scuola. Slocker diceva? No, sono contento che sia d'accordo anche lui, che l'abbia anche lui sollecitato. Credo che a breve organizzino questo incontro, perché come diceva giustamente Maier, qui non si tratta assolutamente di razzismo. Qui si tratta semplicemente di far condividere tutti e vivere bene tutti quanti, senza avere né minacce né estorsioni di nessun tipo, vivere la vita, perché la vita è già tanto difficile, già tanto difficile. Vogliatevi bene e mantenete l'educazione tutti. Se lo dice Slocar. Solo... Prego, Rossetto. Guardi, sono perfettamente d'accordo io come ministro di culto registrato allo Stato. Sono perfettamente d'accordo, noi predichiamo il Vangelo, noi predichiamo la parola di Dio affinché le anime possano essere salvate. Figuriamoci
Se prima mi raccomando. Va bene, Rossetto, allora adesso voglio chiudere. Presenti, voglio chiudere. Sì. Allora, vi prego, aspetti Rossetto e dopo torno da lei. Intanto voglio ringraziare gli ospiti, anche il direttore Jussi che come sempre accetta di rispondere alle domande anche le più fastidiose. Con Jussi, e fa bene perché ha sbagliato Slocker, e gliel'ho detto anche prima. Allora, Sara, intanto grazie per il vostro lavoro, a te Enzo Iannacone. C'è qualcuno? Ferdinando, sì. Vai, vai. Grazie Ferdinando. Possiamo fare una piccola, una vai. Breve battuta col signor Giuseppe che fa parte della lista di Piazza. Prego. Buonasera al conduttore, buonasera agli ospiti. Io volevo chiedere anche all'amministrazione comunale se l'altipiano carsico faccia ancora parte del comune di Trieste. E mi spiego. Purtroppo la sicurezza sull'altipiano carsico è ridotta ai minimi termini. Noi abbiamo bisogno veramente di tanta sicurezza. Il quarto distretto di polizia locale è stato scippato dall'altra amministrazione. Oggi si spera, e questo è l'impegno anche va bene. Di questa amministrazione. È chiaro, sì. Allora, una cosa voglio dire al signor Alessandro Rossetto. Allora, intanto troviamoci, diciamo, di nuovo, fatemi vedere, ecco c'era la stretta di mano, bella, va bene, Rossetto, ok, dica lei una cosa, poi chiudo io, prego. Io vorrei essere ringraziato per essere ascoltato e vorrei chiedere una cosa, mi raccomando prendo a verbale la sua parola di essere invitato affinché possiamo difenderci, giustissimo. Parlare con tutti chi di dovere. Esattamente okay? Come stasera. Io certo. Ringrazio tutti di tutti, ringrazio anche se non sono stato invitato questa sera qua, ma vi ho visto in TV e giustamente devo difendermi. E se ci sarà una conferenza stampa, invitatemi. Via dei Papaveri 32, va bene. Interno allora, al primo Alessandro. Piano, interno 4. Ok, Alessandro, allora lei ha famiglia. Quindi adesso mi raccomando. Con tranquillità, che io non voglio ulteriori tensioni e lei è responsabile per me questa sera. Io non voglio nessun'altra tensione, vorrei che si parlasse come abbiamo fatto questa sera civilmente, lo potremo fare in un'altra occasione. Lei per me questa sera, che è stato invitato come gli altri e quindi infatti lo dimostra il fatto che è qui ospite, non ho invitato tutti, non so quanti sono i residenti là, quanti sono, è stato detto in generale, quindi chi voleva io venire intervenuto. Io sono qui grazie alla TV. Esattamente, esattamente mi sembra la frase giusta, lei è qui grazie alla TV, invitato. Infatti è qui a parlare liberamente. Allora, lei per me questa sera è responsabile del fatto che tutto... adesso che spengo la telecamera, ma non la faccio spegnere, vada per il meglio. Io voglio serenità, mi raccomando, in questo confronto. Alessandro, è una promessa, giusto? Assolutamente sono d'accordo con lei. Bene. Se avevo qualcosa di fare all'incontrario, non sarei qui a presentare questa faccia. Giustissimo. Dare nome e cognome. Giustissimo. Grazie, grazie per essere intervenuti. Grazie a voi per averci seguito. Buonanotte da Ring.